a tutta la cittadinanza, insomma a tutte le persone che sono presenti questa sera per questo secondo appuntamento di queste quattro giornate che non mi piace dire né ricordo né memoria né celebrazione sull'acqua. Dopo l'acqua c'è la vita, insomma è vero, ricorrono 20 anni dall'alluvione di Santa del 94, come ho detto ieri sera, è un'occasione più che per ricordare, per allenarsi a e ricordarsi che noi dobbiamo convivere con la natura che ci circonda, anche nelle sue aberrazioni che magari noi stessi come uomini abbiamo creato nel tempo. L'incontro di questa sera, a differenza di quello di ieri sera, ieri sera è stato molto bello chi ha avuto l'opportunità di partecipare, perché è stato un momento di ricordo soprattutto, ci si è ritrovati, si sono viste le immagini, si è ascoltate le parole, le testimonianze, il dolore, la sofferenza, la gioia, la voglia di ricostruire. È stato un bel momento di condivisione della cittadinanza. Non volava una mosca quando questo filmato veniva proiettato. Questa sera il taglio è diverso, è un taglio più tecnico. Abbiamo cercato di mettere a questo tavolo molti soggetti. Alcuni di questi soggetti hanno collaborato fattivamente in questi 20 anni nella ricostruzione, nel ridisegnare il torrente Ban per ridurne il rischio. Altri invece sono dopo, e abbiamo chiesto la partecipazione di Luca Mercalli perché ci aiutasse a ragionare su come si può convivere con i cambiamenti climatici. Quindi è un tavolo molto variopinto. Il moderatore sarà un santenese d'adozione, posso definirti? Di nascita. Di nascita e di radici, di cuore, insomma. Domenico Tropeano, che insomma, è di casa Santa, quindi sarà lui a dirigere un po'. Sì, che è stato il CNR. Ci presenta. Sì, non è un santenese qualunque. Sì, è un santenese importante. È uno che ha messo i piedi nel fango, no? Come tutti. Capite già qual è il taglio che dà Luca Mercalli la serata. Va bene, non vado oltre perché il tempo è tiranno, abbiamo tanto da lavorare, lascio subito la parola a Mino Tropeano. Grazie, buonasera a tutti quanti voi. Subito una domanda al brucio. Anzi, basta che alziate la mano. Quanti tra loro presenti hanno visto che cos'è un alluvione in casa propria? Ma tu non eri a San Francisco? No, ero a casa mia. Nel 2000 io l'ho visto. D'accordo, ma qui parliamo della rilocazione dell'evento del 5-6 novembre 1994. Mi chiesto chi ha visto. Si commenta da sé il perché di questi concittadini. Forse è stato più. No, ma questo forse è potente. Proviamo. Spero mi sappiate, ma avete sentito anche prima, dico, si commenta da sé. Credo che molti santenesi, soprattutto quelli relativamente più giovani, hanno sperimentato per la prima volta cosa vuol dire una corrente veloce ad alto battente idraulico, che in alcuni punti, posso dire, io l'ho constatato dalle tracce lasciate, poche ore dopo è arrivata anche a 2,5 metri. C'è una targa che indica 1,75 m qui al fondo della piazza, come penso quasi tutti sappiate, ma è addirittura in difetto rispetto ad altre località. Io mi ricordo mia cugina Ita Scamuzzi in Orlino, che telefonò a casa mia, io stavo a Torino all'epoca, parliamo dell'11 novembre del 1951, a segnalare un grosso straripamento della Banna che aveva invaso Sante, Piacabur e quant'altro. Poi ci sono stati anni di relativa calma. Io ho iniziato a lavorare, ho avuto la fortuna di cominciare subito a lavorare come geologo in un istituto di ricerca che per la protezione idrogeologica, nato in quegli anni, parliamo dei primi anni 70, insieme con il mio ex collega Virgilio Anselmo, qui presente, lui ingegnere idraulico e io geologo. Avevamo già visto cosa voleva dire una brutta alluvione, perché eravamo stati, proprio dopo l'evento del 68, eravamo stati in Biellese, anche di 80 morti. Eravamo stati in Liguria quando era scrollato il Piscione nel 1970, il famoso palazzo, no? Il nuovo 8-9-8. Sì, sempre in questa stagione succede. Eravamo qua nel febbraio del 72, nel primo gennaio del 73, di nuovo febbraio 74, e con Virgilio all'epoca eravamo dei giovanotti,
classe 43, classe 45. Diciamo che per me era una bella esperienza, perché a noi era stato insegnato dal grande maestro Mario Gobbio, ma è scoperto che se vogliamo saperne qualcosa nel campo delle alluvioni, l'unico è vederle, possibilmente senza metterci troppo esposti al pericolo, e capire come funzionano le cose. Solo l'osservazione del fenomeno nel suo essere, diciamo nella sua dinamicità, che permette di cominciare a capire un po' come funziona la cosa. All'epoca mi ricordo bene una vasta sterminata campagna che era l'attuale zona industriale di Poirino, tutto un mare, e il mare continuava nella zona Sterpesio, cioè tra Poirino e Sante, no? Un mare semovente, no? E si vede, ma come funzionano, strane le cose, di solito un'alluvione uno pensa di vedere una grossa onda di piena che però straripa. La banda funziona in modo un po' particolare, in modo un po' anomalo, è tutta una superficie scolante quando la pioggia supera i 100 mm in un giorno. Per visualizzare, cercate di fare un grosso sforzo di immaginazione, il bacino idrografico del Barna, che è quello che porta tutta l'acqua attraverso il collo di bottiglia, che è il centro abitato di Sant'Ena, ha una superficie enorme, sono oltre 400 km quadrati, se consideriamo lo stellone sono molti di più. Pensate che la forma del bacino sia grosso modo un rettangolo, molto schematico, no? Dal punto di vista geologico, voi immaginate che fino a solo 100.000 anni fa, in geologia 100.000 e niente, è l'altro ieri, il fiume, che non era il Banna ma probabilmente il Paleopo o il Paleopelice, scorreva in senso esattamente opposto, andava verso Asti. C'è già qualcosa di strano, ma quello che è ancora più strano, che non tutti sanno, è che questo rettangolone che rappresenta il bacino idrografico del Banna, tuttora, mentre vi parlo, in modo impercettibile, a questo lato che si imbarca, quest'altro pure e quest'altro pure, qui c'è Sant'Ena. Quindi è un processo, qui si parla di frazioni di millimetro fino al massimo di un millimetro l'anno, è un processo di deformazione strutturale della crosta terrestre che è tuttora in atto. Quindi è ineluttabile che l'asta idrografica del Banna, dei suoi affluenti, è ancora estremamente sottoadattata a ricevere tutta quest'acqua. Non è un fiume come tutti gli altri, è ancora in una fase evolutiva assolutamente giovanile. Ed ecco perché straripa, detto in due parole. Nel novembre 94, visto che questo evento è rievocativo, io mi trovavo a Ceva in qualità di consulente anche del Dipartimento della Protezione Civile. All'epoca c'era solo un telefonino che girava nel mio istituto, lo CT220, mi ricordo. Tentavo disperatamente di informare i miei referenti a Roma che si stava preparando qualcosa di molto brutto, questo già la mattina del sabato. Un po' di esperienza mi portava a dire questo. E nel pomeriggio, dopo essere fortunosamente riuscito ad abbandonare la città di Ceva, avevo visto quanto cadevo in Valbormida, frane che mi cadevano davanti l'auto, sono rientrato tramite autostrada e anche qui potrei raccontare alcune brevi esperienze, ma ce l'ho fatta superare grazie alla doppia trazione. Ho telefonato a casa, anzi ho telefonato a mia moglie, per la verità, sapevo che era dalla pettinatrice qua vicino al ponte sul Banna, non facciamo pubblicità, c'era un negozio di pettinatrice. Chiesto mia moglie, senti, hai mica idea di com'è il Banna? Il Banna fa paura, allora prendi e corri a casa. E poi sappiamo tutti cosa è successo, erano circa le 4 del pomeriggio di quel sabato. Quello che è successo nelle ore successive, il giorno successivo, il disastro che è stato in questo paese, è anche stato bello però poter vedere, come io ho visto, le forze dell'ordine e i primi volontari improvvisati, e per forze dell'ordine intendo la polizia municipale, che è sempre sul territorio, intendo i carabinieri, e chi c'era in divisa e anche chi non era in divisa, le persone che hanno estratto quella povera signora Villa dalla casa qua vicino al centro, e in quel contesto è nata la protezione civile in Piemonte, anche se la legge era già uscita 2 anni prima, istitutiva del servizio di protezione civile. Sant'Ena e Piovera, due comuni quasi agli antipodi della regione Piemonte, sono stati i primi a fare sì che questa tragica esperienza desse linfa vitale a una nuova struttura che era quella di protezione civile comunale. Ciò detto, non mi dilungo oltre, i tempi ahimè sono limitati, sono quasi le 9, quindi pregherei chi mi subentra e i successivi a stare veramente nei tempi convenuti di un quarto d'ora circa, ecco qui. Vediamo. Presenti gli ospiti uno per volta o tutti insieme? No, io presenterei globalmente gli ospiti, poi ciascuno si presenterà da sé. Facciamo così. Allora, andando in ordine di programma, c'è l'ingegnere Anselmo, Virgilio, che spiegherà
qual è il suo mestiere, quali sono le sue esperienze relative al bacino del Vano. Una questione molto breve. L'evento del 94 ha colpito il bacino del Vanna in un momento particolare del nostro paese. In pratica, qualche anno prima la legge 183 aveva messo di nuovo in evidenza il concetto di bacino idrografico come unità elementare di tutti i nostri calcoli. La legge 183 esce dall'insieme dei 4 anni di lavoro della Commissione De Marchi, ma esce con fatto tipico del nostro paese, con 19 anni di ritardo. La Commissione De Marchi aveva chiuso i lavori. La Commissione De Marchi era stata messa insieme dai ministeri dopo l'evento del 66 del Nord-Est, l'evento di Firenze, la frana di Agrigento, eccetera. Dopo 19 anni nasce questa legge che dà origine alle autorità di bacino. In pratica l'autorità di bacino del fiume Po, anche a seguito degli eventi precedenti, tipo il 93, la zona di Ivrea e l'Orco, aveva avviato gli studi per il piano stralcio del piano di bacino. Il piano stralcio delle fasce fluviali, che definisce la regione fluviale, è forse il primo documento che parla di pianificazione a scala vasta dopo la legge urbanistica del 1942. Un altro problema, l'autorità di bacino introduce il concetto di portata limite e nascono a introdursi nel nostro vocabolario i termini di pericolosità e di rischio, che è da 20 anni che se ne parla, ma noi siamo ancora l'unico paese del mondo occidentale in cui non esiste la norma dell'assicurazione obbligatoria contro le calamità naturali. In pratica l'autorità di bacino fissa come riferimento il fatto che un individuo può essere colpito da eventi di probabilità superiore al 5 per mille all'anno, e si comincia dai corsi d'acqua principali. Qui si scopre una questione fondamentale, cioè l'inadeguatezza del sistema di protettivo, a cominciare dal sistema arginale del Po. In pratica, qui prendendo in mano il problema del Vanna, il momento storico induce effettivamente a cercare di portare qualcosa di innovativo. Il nostro ritardo era abbastanza evidente. Dovete pensare che il problema delle fasce, la regione fluviale negli Stati Uniti era stata definita già in maniera completa alla fine degli anni 70. La modellistica numerica che prevedeva di determinare le portate a partire dalle piogge era addirittura dalla fine degli anni 60. In Francia esistevano nel 1980 delle tabelle utili per le assicurazioni che graduavano il premio dell'assicurazione in funzione del grado di rischio. Il concetto di fasce fluviali è banale. Non è banale per loro, tira su che forse è la cosa più interessante questa. L'idea è di andare a graduare il pericolo di essere colpiti da un evento alluvionale in funzione delle caratteristiche della topografia e dall'entità dell'evento di piena. In pratica dallo scuro verso il chiaro la pericolosità diminuisce, quindi diminuisce il rischio. Il problema del rischio è ancora più complicato, poi lo vediamo un pochino più avanti. È evidente che il rischio dovrebbe guidare gli insediamenti, ossia graduare il valore di quanto io vado a posare in un determinato punto del territorio in funzione della pericolosità di avere degli eventi alluvionali. Da parte sua la Regione Piemonte innescò immediatamente per il Vanna una serie di attività che portarono poi a definire quelle che furono le opere finanziate dall'allora magistrato per il Po.
L'autorità di bacino diede il primo atto dopo il piano delle fasce fluviali del 97, fu un addendum in cui si delimitarono le fasce fluviali del BAN, qui vedo qui aprile 99, non ricordo più. E qui c'è il problema, il BAN è un corso d'acqua anomala, come ha detto Tropiano prima, praticamente deboli pendenze, quindi basse velocità, una rete idrografica poco incisa, quindi scarsa capacità di convogliamento, due lobi che confluiscono in un unico punto, praticamente, vedete il Pallino Scuro e Santana, i due lobi confluiscono tra Poirina e Santana, quindi noi abbiamo dei tempi ragionevolmente rapidi nella formazione della piena Santana, ma abbiamo delle estese aree inondabili, quindi tutto sommato dei valori di portata modesti a fronte dei 400 km quadrati di bacino. Allora, praticamente, dato quel momento lì, il BAN diede l'opportunità di applicare, fu forse uno dei primi esempi di applicazione della modellazione a flussi e deflussi per avere un'idea della portata di piena, e l'utilizzazione di una modellazione bidimensionale. Questo forse fu proprio il primo caso. Fu coinvolta la Facoltà di Ingegneria di Pavia, e che tra l'altro ci venivano poi anche volentieri per via degli asparagi qua, insomma. In pratica si arrivò ad utilizzare un codice di calcolo che avevano messo a punto all'epoca, e credo che sia stato questo. Ecco, questo è il risultato dell'applicazione del modello a flussi e deflussi, vedete la forma della piena, e questo è uno dei risultati di quel modello, in cui si vede, dunque, l'acqua qui va da destra verso sinistra della fotografia, abbiamo il colore scuro è proporzionale alla profondità della corrente, vedete il massimo nella zona destra del centro abitato e poi piano piano giù verso Tettigiro. Sì, queste sono le profondità. Ecco, adesso chi è lontano non vede, ci sono dei numerini che sono scritti, uno in nero, uno in rosso. Il numerino in nero era la quota misurata a terra dopo l'alluvione, e il valore rosso era la quota simulata dall'applicazione del modello. Ovviamente la taratura del modello viene cercando di centrare l'obiettivo. Qui adesso c'è un problema di fondo, vista il periodo in cui ci ritroviamo oggi, che siamo di nuovo a fronte di eventi alluvionali piuttosto gravi. Cioè, qui a volte si ha l'impressione che di essere sempre allo stesso punto. La realtà, a mio parere, è questa. Dobbiamo prendere in considerazione due fatti: la probabilità dell'evento e l'assetto del territorio. La probabilità dell'evento ha una distribuzione nello spazio. Questa è la mappa radar di quel nubifragio del giugno del 2007 che colpì la collina di Torino. Vedete, dal viola verso il blu l'intensità di pioggia diminuisce, quindi dipende dal punto dove l'individuo si trova in quel momento. La probabilità di essere preso da un evento dipende dalla posizione. Allora, non è affatto vero che se l'evento che si è creato, verificato in quel posto lì, magari a un chilometro di distanza non si è verificato nulla, capiterà magari fra 20 o 30 anni. Questa invece è la distribuzione nel tempo, questa è anche abbastanza interessante. Adesso, nell'ambito di una vita di un'ottantina di anni, come ormai siamo rassegnati a campare oggi, noi vediamo che la probabilità che l'evento con 100 anni di tempo di ritorno è superiore al 50%. Cioè, praticamente, se io sto per 80 anni della mia vita fermo nello stesso punto, la probabilità di un evento con 100 anni di tempo di ritorno è superiore alla probabilità che io ho giocando a testa e croce, al 50%. L'autorità di bacino ha fissato per il bacino del Po la probabilità del 5 per 1000 annuo, che corrisponde a 200 anni di tempo di ritorno. Allora, lì vediamo che in 80 anni di vita, rimanendo sempre fermi nello stesso posto, la probabilità di essere colpiti è ancora superiore al 30%. Quindi capite che non stupisce che se uno ha maggior ragione nella vita si agita e cambia posti, la probabilità di essere coinvolti da eventi anche sostanzialmente gravi. I 500 anni, ancora più del 15%. Allora, la probabilità di restare secchi in un incidente stradale in Italia è dell'ordine di grandezza di 1 per 10.000.
Quindi voi capite che se noi avessimo la probabilità di un incidente d'auto pari alla probabilità di un evento alluvionale, non usciremmo più di casa tutti i giorni. Questo è un po' il quadro, perché gli eventi sono frequenti, apparentemente, leggendo i giornali, sono frequenti e gravi. Allora, in 20 anni la Regione Piemonte ha sviluppato motu proprio, insomma, una circolare con cui si è cercato di dare ordine al territorio, concentrandosi, questa è un'opinione mia, concentrandosi principalmente sull'aspirazione a limitare il diffondersi dell'edificato. Questo ha avuto dei risultati, però i danni continuano paradossalmente nelle aree edificate a seguito della vulnerabilità del territorio. E qui c'è un problema, cioè adesso voi pensate solo a quello che è successo in questi ultimi giorni nell'Alessandrino, ancora più recentemente a Massa Carrara, no? La vulnerabilità del posto diventa fondamentale. Questo è ancora poco sottolineato. L'autorità di bacino in questi mesi qui sta revisendo, a seguito di un programma comunitario, la carta delle rischio dell'alluvione. Il problema non è solo nostro, Qui gli americani stanno addirittura un richiamo per una strategia a livello nazionale, quindi non siamo in buona compagnia. Poi non mancano i maestri, qui siamo pieni di gente in cui ci dice che bisogna, per esempio, bisogna asfaltare poco, bisogna dimensionare correttamente le fognature, mettere aree verdi al posto di aree asfaltate e così via. Il problema vero è che di solito ci si dimentica che questi problemi qui sono cose da paese ricco e dietro ci sono sempre dei costi da sostenere. I risultati sono questi. Qui per un confronto, queste sono le piogge, dunque voi vedete in basso ci sono le ore dell'evento e la scala delle ordinate e la precipitazione cumulata. La linea blu, quella più alta, è l'evento del marzo 1892, dati di Luca Mercalli di 20 anni fa, perché questa roba qui viene dal piano regolatore di Torino. L'evento del marzo del 92 fu un evento di riferimento per tutta la collina di Torino, ci fu un sacco di disastri. Le altre curve sono il pluviografo di Pino, torinese, che era stato utilizzato anche per il modello del Banna, in quanto controlla il lobo a nord, mentre il lobo a sud avevamo utilizzato il pluviografo di Pralormo. Vedete l'evento del 94 e del 2000. Quindi, in pratica, se voi confrontate soprattutto la ripidità della curva, che è l'intensità della pioggia, vedete che c'è un discreto omogeneità tra l'evento del 94 con quello del 92. Il 2000 è meno effetti perché oggettivamente piove di meno. Questo è un po' il quadro della situazione. Hai ancora un minuto se vuoi concludere. No. Visto che il 1892 era il più ripido e in 40 ore fa quello che invece il 1994 fece in 60 e oltre, se oggi noi avessimo un evento come quello del 1892? Allora, adesso qui non c'entra niente con Sante, ma la collina di Torino è forse uno dei pochi casi in cui l'urbanizzazione ha avuto degli effetti, nel senso che la collina di Torino è talmente imbalsamata dall'edificato che sostanzialmente sia nel 2000 che nel 94 non è successo niente. Quello che invece preoccupa sono gli eventi di breve durata che innescano il deflusso, ad esempio, sulle strade, sulla rete idrografica minore, un po' quello che è capitato nell'Alto Alessandrino in questi ultimi giorni. Voi vedete quella rovina ripidissima che c'è all'estrema sinistra,
è la precipitazione di riferimento che abbiamo usato per il piano regolatore di Torino per determinare la piena dei piccoli tributari collinari. E quindi sostanzialmente la 75 mm precisamente. Quindi questa è un po' la situazione. Effettivamente l'evento dell'892 fu rovinoso anche perché fu un evento di marzo totalmente anomalo, mentre invece da noi i periodi pericolosi sono settembre, ottobre e se vogliamo l'avanzata primavera per i temporali. Il mese di marzo la pioggia si sommò agli effetti della nevicata, quindi si ebbero delle conseguenze. Però credo che anche un'altra domanda collaterale che poteva fare Luca è questa: se oggi dovesse replicarsi un evento della magnitudo, cioè della quantità di pioggia e di acqua defluente come il 1892, cosa ne sarebbe della Santena costruita come oggi? Meglio non azzardare risposte. Ci sono gli argini. Ci sono gli argini, vabbè, diciamo che è un discorso placebo, ma su questo ritorneremo. E passiamo la parola a Visconti, che si conosce un santenese, presidente altrove, ma santenese. Io sono Bartolomeo Visconti, ho abitato a Santena dall'89 al 94, ho avuto tra virgolette la fortuna di traslocare 3 giorni prima dell'alluvione e ho saputo dell'alluvione dal mio migliore amico, un santenese, che mi ha telefonato richiedendomi gli scatoloni perché doveva mettere al sicuro quello che riusciva a mettere al sicuro. Sono un ingegnere idraulico, ho avuto la fortuna di poter lavorare fin dall'inizio insieme il professor Anselmo e altri due nostri colleghi, l'ingegnere Martina e l'ingegnere Gervasio, prima all'individuazione del quadro delle necessità, non solo del Santenese, ma dell'intero bacino del Banna, perché direi per la prima volta, anche se io allora ero un giovane ingegnere, la regione ha cercato di muoversi, non soltanto la regione, l'AIPO e il magistrato del Po e diciamo gli enti competenti, hanno cercato di muoversi richiedendo prima un quadro generale di tutte le necessità in modo tale da poter pianificare degli interventi che naturalmente non potevano essere tutti immediati per una questione di risorse, anche per una questione di forza, di forza lavoro, ma anche di risorse economiche, quindi dovevano essere pianificati in un arco temporale complessivo. Quindi io vi parlerò di quelli che sono stati, di quello che è stato l'approccio in termini di interventi e di quelli che sono gli interventi che sono ad oggi realizzati. Quindi io parlo degli argini che gli altri invece poi contesteranno. Come diceva il dottor Tropeano, vedete in questa slide presa diciamo da Google proprio la forma particolare del bacino del Banna, che a differenza dei bacini montani dove ci sono una parte alta e dei fianchi diciamo ripidi come siamo spesso abituati, qui ha la zona della collina di Torino, la parte diciamo a terra della collina di Torino che convoglia verso il Chiarese, e poi c'è tutta la zona dell'altopiano di Poirino, diciamo praticamente fino a Montabu, Riviera d'Asti, Villanova, che ha una forma molto più piatta ma tutta convoglia come un grande ventaglio su Santena, dove convergono la maggior parte dei corsi d'acqua, poi a valle arrivano ancora Tepice e Stellone, che sono quelli in destra e quelli in sinistra, anche loro diciamo a chiudere questa sorta di bacino complessivo. Come hanno già detto i miei colleghi, sapete benissimo che cosa è successo, il tipo di evento è stato un evento molto intenso che nella zona del bacino del Banna ha colpito in particolare principalmente i comuni di Chieri, Santena, Poirino, Villanova d'Asti, Moncaglieri e molti altri centri minori. Quindi faccio scorrere. Questo è stato il quadro della, diciamo, una perimetrazione generale delle aree che sono state soggette a esondazione durante l'evento del 94. Come vedete è stato colpito tutto il reticolo e si è concentrato in particolare nella zona che va Santena, Villa Stellone, Moncaglieri, quel blu della zona che poi va a confluire nel Po. Sicuramente ci sono state delle dinamiche anche dovute al Po che non riceveva, ci sono stati mille problemi, comunque la conformazione del bacino e i vasti allagamenti di cui parlavano Tropeano e Anselmo a monte anche di Santena, Poirino e da Chieri in giù. Quindi questa è invece la perimetrazione tratta dalle tavole del piano regolatore attualmente in vigore,
di quello che è stato l'allagato all'interno dell'abitato di Santa. A fronte di questa situazione, diciamo, lo studio generale, che ha prima cercato di individuare qual era la dinamica e le cause e quindi proporre gli interventi, ha individuato la necessità di realizzare tutta una serie di interventi che noi definiamo strutturali: argini, sistemazione di corsi d'acqua, rifacimento di sponde e nuove sezioni di deflusso. E questi interventi hanno interessato il Chierese, adesso li scorrerò rapidamente con alcune fotografie. Comunque, come vedete, sono stati individuati degli interventi nel Chierese, degli interventi nella zona apicale del bacino della Banna, a Buttigliera d'Asti, a Villanova d'Asti, e altri interventi nelle zone di Poirino, principalmente Santena, e poi ancora a Moncadiere e Villastellone. A Chieri, ad esempio, sono state realizzate lungo il torrente Tepice, che è quello che vedete sulla sinistra, tutta una serie di interventi a monte, perché il Chierese, tutta la zona del centro di Chieri, aveva subito un forte allagamento dovuto al Tepice, e la zona invece del cimitero, diciamo, e dei campi sportivi aveva subito dei forti allagamenti dovuti ai rii, invece Fasano, Ravetta ed altri affluenti minori. Quindi, diciamo, nel Chierese il quadro complessivo degli interventi ha previsto appunto la sistemazione con la realizzazione di alcune briglie di trattenuta e anche il risezionamento del Tepice nella zona cittadina. Altri interventi sui rii minori, ad esempio dei rifacimenti di ponticelli, come quelli che vedete sulla parte sinistra. Due interventi invece strutturali molto importanti sono stati proprio il cambio di tracciato del rio Fasano e del rio Ravetta, che sono stati riportati verso dei vecchi paleoalvei, con uno studio che aveva fatto il professor Anselmo, e hanno risolto di fatto le problematiche del concentrico di Chieri, spostando le portate verso quelli che erano proprio le loro pendenze e i loro alvei naturali. In più, nel Chiarese è stato realizzato un primo bacino di laminazione, che è quello della zona industriale, dove confluiscono il torrente Tepice e il rio del Vallo, con una funzione di riduzione della portata a beneficio sia dell'area industriale stessa, ma anche delle zone di valle. Poi ritornerò sinteticamente su questi aspetti. Qui ci sono una rapida carrellata di interventi che sono stati fatti, ad esempio, a Buttigliera d'Asti, dove vedete che la sezione del Vanna è poco più che un fosso, però aveva allagato le campagne per 2 chilometri dalle due parti, interessando abitazioni, cascine, certamente non con l'intensità di Santena, però comunque con delle situazioni. Anche qui sono stati individuati degli interventi, diciamo, di riprofilatura, ma anche sono stati poi portati avanti dei discorsi di preservazione delle aree naturalmente allagabili. Quindi poi, ad esempio, a Villanova d'Asti è stato realizzato un canale sformatore, a Poirino è stata realizzata l'arginatura e rifatto il ponte sul torrente Banna, e anche in questo caso l'arginatura non è stata realizzata in fregio al Banna, proprio in corrispondenza delle sponde, ma penso che conosciate tutti, attualmente sostanzialmente l'arginatura corre parallela alla tangenziale, alla circonvallazione di Poirino, a una certa distanza, in modo tale anche lì da preservare le aree di naturale allagamento. A Villastellone sono stati realizzati degli argini, anche Villastellone è stata fortemente colpita, e a Moncalieri ancora tutta la borgata Bauducchi era andata a bagno per le acque, diciamo, del torrente Sauglio, ma che sostanzialmente ricevevano il torrente Tepice, che era esondato e che confluiva in quella zona nel torrente Sauglio. Quindi è stato realizzato un argine con una riprofilatura. Veniamo a Santena. A Santena sono stati realizzati la maggior parte degli interventi, perché era quella che ne aveva più bisogno. Sono stati realizzati degli interventi in più fasi. C'è stata la fase dell'emergenza, dove sono stati realizzati ad esempio i pali a protezione delle case immediatamente a ridosso del Banna, le pulizie, la rimozione del materiale, il ripristino immediato dell'argine da parte del magistrato del Po. Poi si è incominciata la fase degli interventi, diciamo, pianificati in quel quadro generale previsto dalla regione, quindi dalla regione del magistrato del Po.
Cioè, si è sempre lavorato il corpo. Li eseguiamo. Però nei tavoli c'erano tutte le parti, comunque. Quindi sono stati realizzati il rifacimento dell'argine del ponte, dell'argine del parco Cavour, e diciamo anche qui con un concetto comunque di preservare tutta questa zona che oggi conosciamo tutti come cassa di espansione, che è la zona tra la destra della vanna e l'argine, quindi anche con delle sezioni che sono state studiate in modo tale da consentire il transito per la manutenzione, perché in questi corsi d'acqua con pochissima pendenza la manutenzione è fondamentale. Voi ricorderete tutti com'era il vecchio ponte, che è stata sicuramente una delle problematiche, perché pur essendo un ponte storico aveva delle sezioni di deflusso molto ridotte e poi era anche in condizioni di manutenzione carente, diciamo, la vegetazione in particolare. Adesso vediamo delle fotografie dopo l'alluvione, prima della ricostruzione del nuovo ponte, però la situazione che ricordo io da cittadino santenese era che praticamente non si vedeva l'albero dalle piante che erano presenti. Quindi c'è stato il periodo dei lavori, con la realizzazione dei lavori in sponda e del nuovo ponte, e questa è la prova di carico che abbiamo fatto nel 98 prima di aprire il ponte, e quindi il nuovo ponte che, come vedete, non comporta più nessun ostacolo al deflusso in alveo. E questo è l'intervento che ho indicato col numero 1, rifacimento del ponte e l'arginatura. Poi sono stati fatti, poi più o meno contestualmente, gli interventi a valle del ponte di Via Cavour. Questa è la situazione che si trovava immediatamente dopo l'alluvione. Queste sono le opere che, diciamo, sono state realizzate nel corso delle lavorazioni, e queste sono le opere diciamo più o meno ultimate, a fase ultimata o nelle fasi di finitura. Questo è l'intervento numero 2, che come vedete ha protetto la prima parte della sponda destra immediatamente a valle del ponte e la sponda sinistra. Sempre in quella prima fase sono stati realizzati degli interventi che si sono visti meno in città, ma che sono stati altrettanto importanti, che sono nati dallo studio generale, ma anche dalle conoscenze degli uffici tecnici. Sì. E sono stati degli interventi presso il ponte della ferrovia e presso la traversa della Igotta, che credo conosciate quasi tutti, che sono diciamo al confine o addirittura in comune di Cambiano, ma che hanno consentito di migliorare le condizioni di deflusso anche all'interno dell'abitato di Santena. E questi sono gli interventi 3 e 4 che vedete indicati. Successivamente sono stati fatti gli interventi, quelli di completamento, prima a monte, tutta l'arginatura e il muro che c'è sulla sinistra, che vedete in queste fotografie, anche qui come era prima e come a opere realizzate, e questo è l'intervento che è stato indicato col numero 4, e quindi gli interventi, diciamo, gli ultimi interventi realizzati fondamentalmente con fondi dell'AIPO, magistrato del Po e AIPO, che sono quelli di completamento dell'arginatura in destra nella zona fino praticamente al ponte ferroviario, nella zona di Tetti Giro. Quindi questi sono gli interventi strutturali. Io mi permetto di segnalare che oltre a questi interventi i piani regolatori dei comuni e anche l'azione del piano fasce hanno portato all'individuazione di vincoli di aree che devono essere preservate all'esondazione, e questo è fondamentale anche per ridurre la quantità di portata che transita nell'abitato di Santa. Vabbè, scorro rapidamente perché saranno argomento di altre, vi faccio solo vedere che qualche risultato c'è stato. Nel 27-28 aprile, queste sono le fotografie, credo, quasi del colmo della piena, e del 27-28 aprile 2009, e queste nel marzo del 2011. Come vedete, le opere, come diciamo noi, hanno lavorato, e hanno lavorato direi discretamente bene. Poi sicuramente questo non vuol dire che si è raggiunto un livello di sicurezza assoluta, ma il compito pattuito... Ma anche detto che non è piovuto come la notte. Infatti c'è ancora un po' di franco. Regionale del Po, ex magistrato per il Po, nonché l'architetto della Grandissima. Sì. Buonasera a tutti. Io cercherò di allontanarmi un po' dalla Santena proprio, intanto per illustrarvi il cambiamento
della struttura all'interno del, della regione Piemonte del Magistrato per il Po. Il Magistrato per il Po è un ente che dal 2003 è diventato l'Agenzia Interregionale per il Po, cioè è passata da un ruolo, da una competenza di tipo statale a un ruolo, una competenza di tipo interregionale. Praticamente è un'associazione, un ente strumentale delle quattro regioni del bacino del Po. Diciamo che dall'alluvione, il concetto che vorrei esprimere soprattutto è il fatto che dal 1994 ad oggi il Piemonte dal punto di vista delle opere di difesa idraulico è completamente cambiato. Il Piemonte ha un reticolo particolarmente esteso, un reticolo idrografico particolarmente esteso, su diciamo 2000, ma in realtà sono qualcosa di più, chilometri di estensione del reticolo, 1200 chilometri sono afferenti al sistema idrografico principale, cioè di competenza di quello che adesso è l'Alpo, i rimanenti sono di competenza della regione. Attualmente di questi 600 chilometri risultano arginati. I principali eventi alluvionali non stiamo a ripetere perché sono stati ampiamente richiamati, 94-2000 le aree interessate, soprattutto i centri urbani principali interessati, Livrea, Casale, Alessandria, Asti, Alba, sono stati i nuclei, i punti particolarmente urbani di particolare complessità. Uno tra i principi che dobbiamo, secondo me, assolutamente assimilare: prima dell'alluvione del 94, in Piemonte non esistevano praticamente opere idrauliche. Cioè, questa è una regione che ha scoperto all'indomani del 94 di essere una regione ad altissimo rischio e di essere un territorio che non aveva avuto nessun tipo di attenzione rispetto alla creazione di un'infrastrutturazione di difesa idraulica. Vi dico che prima del 94 praticamente esistevano in Piemonte quasi 40 chilometri di argine, adesso ne abbiamo 600. Praticamente la struttura, anche l'atteggiamento mentale, l'attitudine mentale degli abitanti era quella di non considerare che i fiumi avevano una propria area di espansione, fatto che è comunemente accettato all'interno dei corsi d'acqua nel tratto padano del Po, per cui tutta l'area emiliana, tutta l'area veneta convive da sempre con una concezione del grande fiume e delle aree collinali attorno ad esso, che hanno la funzione di assorbire i momenti del passaggio delle piene. In Piemonte questo concetto è stato ricreato, è stato creato, è stato introdotto attraverso gli strumenti di piano che sono stati richiamati adesso. Io penso che questa sia stata in realtà una grande opportunità, una grande coincidenza casuale. Si stavano costruendo, a seguito della legge 183 che ha richiamato il professor Anselmo, gli strumenti di pianificazione delle fasce fluviali attraverso l'autorità di bacino. Questo ha permesso di far coincidere la fase della ricostruzione posteriore all'alluvione del 94 e all'alluvione del 2000 con la formazione degli strumenti di pianificazione. Per cui le opere che sono andate a realizzarsi in Piemonte sono state realizzate sulla base di un disegno di assetto territoriale, che era il piano stralcio delle fasce e poi successivamente il PAI. I soldi sono stati tantissimi spesi in Piemonte, tantissimi. Abbiamo cercato di fare un conteggio in euro di quanto è stato speso. In totale, dal 94 ad oggi, sono stati spesi circa 787 milioni di euro in opere idrauliche in Piemonte. Lì avete le suddivisioni per le province, circa poco meno della metà è stato speso in interventi di tipo speditivi, in pronti interventi, sommergenze, manutenzione ordinaria, ricalibratura d'alveo fatta all'indomani dei fatti alluvionali,
Poi interventi strutturali realizzati in prima battuta sulla base del cosiddetto PS45, che i miei colleghi ricorderanno, era il piano fissato dalla legge 22 che doveva costruire i primi assetto pianificatorio in 45 giorni. Di fatto poi l'ha costruito in 60 giorni, ma ha definito la prima fascia di inedificabilità totale. Queste risorse sono state per opere strutturali, circa 487 milioni di euro sono stati spesi in opere strutturali, suddivise in quelle percentuali nelle diverse province piemontese. Opere strutturali intendiamo tutti gli interventi che hanno contribuito a consolidare il livello di sicurezza nei centri che il PAI aveva definito come da difendere, perché l'opportunità di aver potuto lavorare dal 94 in poi sulla base di un piano ha consentito di avere a monte la decisione relativa all'inedificabilità delle aree ancora libere, ma soprattutto alla selezione di quei punti in cui non erano pensabili interventi di rilocalizzazione. Per cui siamo andati a fare le opere nei punti in cui non erano pensabili altre forme di intervento. Questi sono gli interventi che ha citato prima l'ingegner Visconti. Il magistrato per il Po, all'epoca era ancora il magistrato per il Po, ha fatto degli interventi di somma urgenza in prima battuta, poi si è realizzata successivamente una convenzione con il comune di Santena che ha consentito di trasferire al comune di Santena la competenza, l'esecuzione, la competenza di autorità di realizzazione per fare direttamente le opere sotto il controllo e l'approvazione dell'allora magistrato per il Po. Ricordiamoci che anche oltre alla diversità, alla implementazione fortissima delle opere idrauliche, in Piemonte è cambiata anche molto la struttura del magistrato per il Po. Ancora attorno agli anni 2000 fino al 2006 in Piemonte l'AIPO non arrivava alle 25 persone, 25 tecnici in tutto il Piemonte. Adesso siamo sulla quarantina, largamente insufficienti, altissimamente insufficienti, ma comunque è già molto di più di quanto si era a quell'epoca. Questo perché? Perché storicamente per il magistrato per il Po il Piemonte era un'area del tutto marginale, non esisteva nella logica del magistrato per il Po che governava il grande fiume Padano, per questo era nato, e il Piemonte invece, nel Piemonte il Po era uno dei tanti corsi d'acqua che... Breve inserto, è anche colpa di noi piemontesi, per mia metà sono piemontese, che abbiamo sempre un po' dato l'abitudine a chi di dovere che ci arrangiavamo da soli. Non lo so, ma su queste cose arrangiarsi da soli è un po' complicato. Comunque, questa è poi la delimitazione delle fasce fluviali che fa il PAI. L'Agenzia per il Po agisce in attuazione, come vi ho già detto, delle indicazioni del PAI. Gli interventi realizzati sono stati gli interventi delineati dal PAI a difesa dei nuclei urbani. Adesso si apre poi un problema. Qui abbiamo tentato di fare un totale, praticamente gli interventi realizzati sul torrente Ban nel comune di Santena sono stati pari a 3 milioni e 600 mila euro. Sono ancora da realizzare interventi per circa 720 mila euro che andranno a completare l'assetto difensivo delimitato dal PAI. Qui ci sono varie foto. L'ultimo concetto che volevo cercare di trasferirvi era il concetto, considerando che in Piemonte praticamente si è andata, non so, è andata aumentando il numero esponenziale il numero delle opere idrauliche. Le opere idrauliche non esistono, non hanno senso se non ci associamo alla manutenzione, il governo e il controllo delle opere idrauliche stesse. Adesso noi abbiamo chilometri e chilometri di argine, un numero spaventoso di chiaviche,
paratoio, sistemi dunque che regolano il comportamento degli affluenti del reticolo idrografico minore con l'opera arginale, abbiamo la necessità di mantenere in costante funzionalità queste opere idrauliche stesse, abbiamo disponibili pochissimo più di 3 milioni l'anno per il Piemonte per la manutenzione di 1200 km di reticolo fluviale, di cui 600 arginate. Facciamo il conto, viene una cifra a chilometro assolutamente irrisoria, per cui non ci sono sufficienti risorse per la manutenzione, soprattutto non ci sono assolutamente numero di persone sufficienti per governare il sistema idraulico complesso, cioè dunque gestire le opere accessorie degli argini. Da questo punto di vista la protezione civile regionale negli ultimi 20 anni è cambiata anch'essa completamente, adesso è diventato un sistema operativo direi tra i migliori di tutta Italia. Quello che stiamo cercando di mettere in piedi da molti anni e su cui siamo arrivati già a un buon punto è un sistema cooperativo, per cui all'interno e sotto l'egida della protezione civile regionale stiamo creando un sistema per cui il reticolo dell'arginatura dell'Alpo viene governato insieme ai volontari comunali della protezione civile organizzati nelle varie aree comunali attraverso corsi di formazione, attraverso un sistema di articolazione sul territorio in cui siano i comuni stessi che partecipano alla gestione, alla manutenzione delle proprie opere. Direi che abbiamo finito. Ora la parola a un rappresentante della pianificazione territoriale regionale, se dico bene, che oltretutto è di qua, è di Quirì, da pochi anni, ma sono quirinese, quindi ha tutto l'interesse a lavorare bene. Antonio Impedo. Buonasera a tutti. Dunque cercherò di dire qualcosa di nuovo perché chi mi ha preceduto ha già praticamente detto tutto e quindi qualcosa ancora da dire c'è. Dunque io faccio parte del settore difesa del suolo, pianificazione e difesa del suolo della regione Piemonte e anche noi non siamo moltissimi, soprattutto mancano risorse un po' per tutto, come vedremo appunto più avanti nella presentazione dobbiamo anche adempiere a quanto ci chiede l'Europa in termini di attuazione della direttiva alluvioni, tutto questo sempre a costo zero e quindi si cerca di fare con le strutture, le strutture che sono in piedi sia in regione che in autorità di bacino e quindi facciamo un po' il possibile con quello che si ha, perché si parla spesso di informatizzazione, di semplificazione, cioè ci si riempie anche a livello statale diciamo di tante parole, noi in realtà che avevamo già un buon livello di informatizzazione abbiamo fatto dei passi indietro perché non abbiamo più le risorse neanche per diciamo avere e aggiornarci con gli strumenti computer e quant'altro, quindi cerchiamo di fare anche noi il possibile. Salto diciamo alcune cose già dette, mi preme sottolineare che il 94 appunto pur nel quello che è stato diciamo negli ingentissimi danni alla popolazione o alle infrastrutture o quant'altro, però appunto è stato come si diceva trainante sia per quello che riguarda il tema della protezione civile che per la pianificazione territoriale. Infatti prima del 94 in Piemonte avevamo già una legge regionale urbanistica dal 77 che parlava, si chiamava e si chiama tuttora tutela del suolo, ma è rimasta un po' inattuata, nel senso che in regione non c'erano comunque, non era attrezzata, diciamo il sistema non era sufficiente per poter andare a verificare i piani regolatori per quanto invece la legge prevedeva. La legge 183 dell'89 idem, nel senso prevedeva la formazione di piani di bacino, la nascita delle autorità di bacino, tutto questo diciamo è avvenuto dopo
come si vede già citato l'architetto Chicca, PS45, piano straccio delle fasce fluviali, e il PAI poi nel 2001. In mezzo ci sono state altre leggi, sempre naturalmente a seguito di eventi, quindi la legge 267, ricorderete, a seguito degli eventi di Sarno, la legge 365 a seguito degli eventi di Soverato, e quindi cioè, siamo un po' abituati ad andare avanti per emergenze. E, contemporaneamente però, appunto, come ricordava il professor Anselmo, autonomamente la regione aveva emanato la circolare 7 LAP, che tratta il tema appunto della pericolosità diciamo a livello locale, appunto, nei piani regolatori. E successivamente, appunto, diciamo, siamo poi ai giorni nostri con la direttiva all'Unione. Queste sono slide appunto già presentate diciamo prima, quindi le salto. Arriviamo a un discorso di pianificazione, il piano straccio delle fasce fluviali, che aveva posto appunto già dal 98 un assetto, diciamo, definito un assetto di progetto, ed è molto importante in termini anche di linguaggio e quindi di conoscenza, diciamo, sia per quello che riguarda i tecnici o gli amministratori, ma secondo noi anche dei cittadini, centrato nel linguaggio comune il termine di fiume fasciato, quindi si riconosce appunto quell'ambito di diciamo proprio di pertinenza del corso d'acqua che in qualche modo, in qualche misura deve essere rispettato. C'è ancora molto da fare, però comunque dal 98 diciamo piano piano, arrivare ai giorni nostri, qualcosa è cambiato. Poi appunto il 2001 ha ampliato i corsi d'acqua per l'appunto fasciati, e poi ha anche pianificato, ha individuato, diciamo così, un quadro dei dissesti anche sui versanti. Quello che prevede l'attuazione del PAI è il processo, diciamo, che vede due grandi modi, no, di essere attuato, cioè gli interventi strutturali, quelli che abbiamo già visto, e gli interventi non strutturali, che di fatto sono la pianificazione. Cioè si continua a parlare di prevenzione, spesso si sente in televisione dire che si continua a costruire dappertutto, che non si sta facendo niente, ma diciamo ci si concentra molto sulla protezione civile, ma è chiaro che se si agisse prima, diciamo, si prevenisse, quindi non si andasse ad appesantire, no, in termini quindi di esposizione di situazioni al pericolo, evidentemente si potrebbero risparmiare anche tante risorse di termini. In questo senso, quindi, la pianificazione, i piani regolatori, che in Piemonte adeguati a PAI sono 767 su 1206, quindi sono il 64%. Dal mio punto di vista è un risultato abbastanza buono, tenendo conto che sì, i comuni sono obbligati all'adeguamento al PAI, che vuol dire quindi andare a verificare a livello locale le situazioni di dissesto, laddove non ci sono solo le fasce pluviali, ma quindi abbiamo visto c'è il discorso di andare ad approfondire anche quello che riguarda i versanti, non è questo il caso, comunque tutto il resto, diciamo, del Piemonte più montano e collinare, e sono obbligati, però qualora non lo facessero non devono pagare pegno, e quindi praticamente in realtà diciamo in qualche modo la volontà di tutti si sta comunque procedendo abbastanza bene. E poi insomma ci sono anche altri piani che salteranno. Quello appunto, come abbiamo visto, è che il piano straccio delle fasce fluviali e poi il PAI individuano quindi un assetto di progetto dei corsi d'acqua, quindi non solo individuano delle aree che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo le tre fasce che aveva illustrato prima il professor Anselmo, ma proprio definisce un assetto progettuale, cioè andare a inserire degli interventi laddove devono andare a proteggere quelle edifici o infrastrutture che diversamente sarebbero interessati dalla piena contempo di ritorno duecentennale.
Questa è la situazione di Santena, questi sono appunto, diciamo, gli interventi strutturali. Gli interventi non strutturali sono, ripeto, il piano regolatore. In questo caso vediamo come praticamente le zone che qua si vedono più, diciamo, rigatura più densa, sono ancora classificate, diciamo, vengono chiamate 3 di 4, nel senso sono classificate in termini di pericolosità. Vedete in alto una leggenda dalla classe seconda, le terze A sono quelle inedificabili, 3 di 3, 3 di 4, che vuol dire situazioni edificate che hanno esigenza di essere protette e che comunque anche a seguito della realizzazione degli interventi hanno un rischio residuo, cioè non c'è, come veniva detto prima, una messa in sicurezza totale del territorio, ed è anche quello che deve insomma, entrare, diciamo, nelle nostre teste, no? Come diceva l'architetto Chicca, c'è anche una convivenza con il rischio che dobbiamo imparare, che forse nelle aree più abituate, no, ad avere la piena in casa hanno accettato, invece questa porzione, diciamo, di o questo livello di accettabilità del rischio è ancora da definire ed è ancora di difficile comprensione, però effettivamente il rischio zero non esiste, sono pochissime, diciamo, le aree in Italia che possono definirsi sicure. E arriviamo quindi alla direttiva alluvioni, siamo ai giorni nostri, una direttiva che appunto a livello europeo pone degli obiettivi alla fine di gestire i rischi di alluvione, quindi agisce sia sul fronte della protezione civile sia sul fronte della pianificazione e cerca di mettere più insieme questi due mondi, perché fino adesso sì, si sono parlati, però in realtà non c'è una grande integrazione, no? E quindi bisogna che noi, insomma, si lavori di più su questo fronte per poter fare sistema in maniera, diciamo, anche più adeguata per appunto affrontare qualsiasi situazione. Il piano di gestione del rischio d'alluvione è in corso, sarà adottato a fine di questo anno e sarà approvato nel 2015. Approfondisce il discorso del danno e del rischio, quello che è stato appunto come concetto già introdotto dal PAI, ma è stato poi sviluppato meglio dalla direttiva alluvioni. Quindi praticamente si evidenzia come il rischio è formato dalla pericolosità, dall'esposizione e dalla vulnerabilità. Quindi se anche io ho un rischio molto basso, come si vede dalla matrice colorata, ho un rischio, cioè ho una pericolosità non molto elevata, ma ho un'esposizione elevata, quindi ho tanta gente, tante case, ho delle opere importanti, degli edifici importanti e la pericolosità non è elevatissima, io comunque ho un rischio elevato e quindi praticamente la vulnerabilità nel caso della direttiva, va bene, è stata posta uguale a zero perché è una direttiva che deve essere ovviamente attuata in tutta Italia, quindi non c'era un grado di specificazione su tutti i corsi d'acqua, su tutte le situazioni da poter scusate, è stata posta uguale a 1, dice un errore, quindi è stata posta uguale a 1 ed è la vulnerabilità massima e però sono state valutate le diverse aree, diverse situazioni esposte con danno da 4 a 1, diciamo a scalare a seconda dell'importanza, e quindi si è arrivati a definire le mappe del rischio. Come vedete in questo caso anche, diciamo, il centro di Santena rimane comunque a rischio medio, per cui si deve arrivare sostanzialmente anche da parte nostra, dobbiamo lavorare molto su questa comunicazione, magari questi momenti sono importantissimi per diffondere la conoscenza della
pericolosità e del rischio e quindi diffondere maggiormente un discorso di consapevolezza del rischio idrogeologico. Il rischio c'è, il rischio residuo appunto può sempre esserci perché non ci sono delle difese che possono, cioè non sono calcolate per un tempo di ritorno millenario e quindi ovviamente se ci sono, poi adesso Luca Mercalli ce ne parlerà, degli eventi magari eccezionali possono comunque interessare lo stesso, in questo caso il centro di Sant'Ena e comunque le situazioni che sono simili a queste. Grazie. Spazio al merito dei protagonisti della serata che siete voi, ahimè alluvionati speriamo mai più. C'è ancora l'intervento di Luca Mercalli, al quale prometto di strappare i peli della barba uno a uno se parla di bombe d'acqua. Non d'accordo, magari, visto che si chiamano nubifragi da dizionario della lingua italiana. Prima qualche considerazione, perché Antonio tu hai parlato di comunicazione. Intanto se queste carte sono su internet, cioè un cittadino come noi, dove va per vedere casa sua dov'è? Dove va? Sono sul sito della Regione Piemonte, Difesa del Suolo, ci sono le carte, c'è un link e c'è un WebGIS, nel senso che c'è una modalità di visionare le mappe della pericolosità e del rischio in maniera semplificata. Questa forse è un'informazione veramente importante. È importante, ripeto... è fatto in casa anche questo, quindi anche questo noi se avessimo dei soldi potremmo farlo molto meglio, quindi comunque c'è, siamo riusciti a farlo. Allora il consiglio è, visto che il sito della regione è una galassia, magari col sindaco, molto semplice, il link messo sul sito del comune, quindi sul sito del comune è più facile poi rintracciarlo, uno mette un banner e dice per chi vuole verificare il proprio rischio idraulico clic e ti ridireziona direttamente alla pagina della regione. Questa è la prima cosa da fare. Secondo, poi bisogna riuscire a unificare questi codici, perché già solo da quello che hai fatto vedere io comincio a dire ma sono un 3B3 o sono un R4? Cioè è un casino, siamo in una giungla di acronimi che diventano ingestibili. Cioè, forse pensando che non tutti hanno 3 o 4 lauree e tempo da dedicare a questo, facciamo il classico semaforo, verde, giallo, rosso, verde va tutto bene, giallo, triembrua, e russe, scappè, cambia ca, o costruire, cioè, alla fine bisogna trovare dei codici così, altrimenti, tre, cioè cazzo, 3B, va! No, non riusciamo a stare dietro a tutta sta roba, poi dopo arriva l'altra R4, e già perché la combinazione della vulnerabilità, non riesci, anche io che sono addetto ai lavori, dopo un po' mi perdo, anche perché poi oltretutto queste cose spesso sono diverse in base alle amministrazioni che le propongono. E quindi non veramente, quando combini questo con le allerte della protezione civile, basta, cioè fine. E la Liguria rischio 1 e 2, e il Piemonte 1, 2, 3. Ah, allora, e 2 in Liguria deve scappare, se è 2 in Piemonte no, posso solo stare al piano di sopra. Cioè, come cosa aspettiamo a fare una roba unificata? Roma è Roma arancione. Sì, però, cioè, come i cassonetti della spazzatura, cioè, facciamo che da Bolzano a Palermo la carta è bianca, la plastica è giallo e anche i codici di protezione civile, quindi lavoriamo perché sia una comunicazione accessibile. Detto questo, due parole sul clima. Abbiamo sentito parlare questa sera più volte dei tempi di ritorno. I tempi di ritorno sono quella probabilità che un evento si verifichi ogni 100, ogni 200, 500 anni. Come li abbiamo calcolati finora? Guardando il clima nello specchietto retrovisore, cioè sulla base dei dati che si sono verificati nel passato. Tenete anche presente che oltretutto la pioggia si misura da poco più di 100 anni. Nella maggior parte dei casi non abbiamo neanche 50 anni di dati. Solo in pochissimi casi, in Piemonte stiamo parlando di 5 o 6 osservatori, abbiamo più di 100 anni di dati. Quasi mai abbiamo i dati sotto il giorno, quasi sempre sono dati che venivano misurati una volta al giorno, in molti casi, Virgilio lo sa bene, noi cerchiamo i dati delle ore di pioggia, la quantità di pioggia caduta ora per ora,
Questo adesso ce lo danno le stazioni meteorologiche automatiche, ma una volta che si vuotava il bidone, ancora grassi a caso così una volta al dì, lo faceva il parroco di solito. Sì, perché era l'unico che sapeva scrivere nel paese. E quindi. Allora, il problema è che noi guardiamo il passato più o meno con la statistica e riusciamo quindi a dire ma una pioggia così importante accade ogni 200 anni e sulla base di quelle sono stati fatti quei calcoli. Adesso la domanda che ci facciamo è, ma il futuro, se proviamo a guardare il clima di domani, non è che ci riserva un cambiamento per cui lo specchietto retrovisore non va più bene? E se questi eventi cambiano la loro frequenza, perché cambia il clima? Allora, questi sono gli ultimi dati che sono stati presentati lunedì a Berna. Questa è l'austera facciata dell'Università di Berna, dove Einstein pubblicò i suoi lavori della relatività nel 1905. All'ultimo piano c'è la bella aula magna dove eravamo tutti lì a sentire che cosa diceva l'organismo delle Nazioni Unite che si occupa di clima, che è stato fondato nel 1988, quindi sono passati ben più di 20 anni, che già predica queste cose che poi però non ascoltiamo. Purtroppo la situazione è grave. Nell'ultimo rapporto, il quinto dal 1988, di cui adesso è stata pubblicata la sintesi finale, proprio presentata a Copenaghen domenica e a Berna lunedì, che cosa ci è stato detto? Ma io vi sintetizzo prima di tutto con una frase non tecnica, ma umana, da parte del vicepresidente Thomas Stoker. Per favore, ascoltate il messaggio degli scienziati. Era un messaggio frustrato, direi, di chi lavora in questo settore in tutto il mondo da 20 anni e non si riesce a far entrare nelle orecchie della politica e dell'economia il fatto che siamo in un punto di svolta e che i cambiamenti climatici oggi cominciamo appena appena a vederli, ma si riveleranno soprattutto nei prossimi decenni e saranno prevalentemente i nostri figli e nipoti a goderne i frutti amari. Tenete presente che le opere idrauliche si progettano nella speranza che durino parecchi decenni, se non dei secoli. Quindi oggi ci troviamo anche nella situazione in cui i tecnici dovrebbero cominciare a usare i dati del passato per fare un po' l'ordine di grandezza, ma poi bisogna cominciare ad applicare dei fattori di sicurezza che moltiplicano in più. Per quanto moltiplichiamo? 100 mm di pioggia in un giorno, cosa facciamo? Mettiamo 200 pensando al futuro o 250? Non è facile, perché più aggiungiamo limiti di sicurezza aumentando questi dati e più i costi e le difficoltà tecniche aumentano. Purtroppo i modelli di simulazione del clima oggi non sono in grado di darci la quantità di pioggia che cadrà in futuro. Intanto per ora è cambiata poco, pochissimo, cioè sulle piogge che cadono in questo periodo non siamo ancora in una situazione di vedere delle novità climatiche. Sulla temperatura sì, non c'è dubbio, lo sentite tutti che fa caldo. Il mese di ottobre, chiuso una settimana fa, è l'ottobre in Italia più caldo da sempre, da quando abbiamo i dati, 200 anni per l'Italia. Non c'è stato mai un mese di ottobre più caldo di questo. Lo vedete nei vostri orti, no? Quindi sicuramente il cambiamento climatico c'è in atto, ma le piogge sono bizzarre e non siamo invece ancora in grado di dire se stanno aumentando o no questi eventi, perché l'ha fatto vedere Virgilio prima. Le piogge, soprattutto quelle temporalesche di forte intensità, cadono un po' qui un po' là a macchia di leopardo e quindi è difficilissima fare una statistica di questi eventi estremi. Sappiamo però una cosa importante, che di sicuro non diminuiranno, al limite possono solo aumentare. E allora dobbiamo attrezzarci, perché lì dentro quel librone c'è la diagnosi della malattia climatica. In questi altri libri ci sono le terapie, questo è il ogni volume di quello sono 1500 pagine, ci hanno lavorato più o meno 800 ricercatori in tutto il mondo. È la Bibbia finale dello stato del clima del pianeta. In un altro di questi volumi c'è in sostanza l'adattamento, ovvero come fronteggiare i sintomi, quelli che già ci sono e ci saranno in futuro, e nell'altro c'è poi la, questo è suddiviso in due parti, c'è ancora un volume che è la mitigazione, e vuol dire quello che possiamo fare ancora adesso per ridurre
il cambiamento climatico. Qual è il nostro spazio di manovra? È questo qui. Questo grafico ci fa vedere come cambierà la temperatura della Terra nei prossimi 100 anni, cioè neanche, perché ormai sono soltanto più un'ottantina, da qui al 2100. Linea rossa è la linea del non far niente, del lasciare tutto com'è, del fregarcene in sostanza. Continuiamo a bruciare carbone, petrolio, a fare quello che abbiamo sempre fatto finora. Il risultato è che più emettiamo i gas a effetto serra nell'atmosfera, possiamo arrivare a fine secolo con 5 gradi in più. 5 gradi in più è una catastrofe, chiamiamola con il suo nome. Basta sentir dire catastrofismi, punto. La malattia è questa. 5 gradi cambiano la faccia al pianeta Terra e rischiano, dal punto di vista degli eventi estremi, a portarci a dei fenomeni mai visti, che noi non abbiamo mai sperimentato con la nostra conoscenza storica. A livello di millenni. Però la buona notizia è che c'è anche la linea blu. La linea blu è invece quella dove facciamo qualcosa, cioè cominciamo a diminuire l'impatto sul sistema terrestre. Consumiamo di meno, maggiore efficienza energetica, passiamo alle energie rinnovabili, consumiamo meno carbone, meno petrolio, meno gas. E bisogna abbassare il livello di avvelenamento dell'atmosfera terrestre. In questo caso solo 2 gradi in più. Perché 2? Perché comunque fin qui ci siamo arrivati. L'intossicazione questa fino ad oggi c'è. E quindi il cambiamento climatico lavorerà lo stesso, ma di meno. Meglio 2 gradi in più che 5. Quindi quello lì è lo spazio della mitigazione. Ma siccome quei 2 comunque ci saranno, ecco che dobbiamo fare anche l'adattamento. E l'adattamento è nuove opere idrauliche che si faranno, pensate per un clima futuro che non è più quello del passato, quindi di sicuro dovremmo moltiplicare per qualcosa. Questo qualcosa in questo momento non lo sappiamo, ma i modelli di simulazione climatica fortunatamente migliorano anno dopo anno e la speranza è che quindi fra un po' si possa quantificare in millimetri di pioggia la pioggia fra 50 anni o fra 100 anni. Queste sono le simulazioni di tipo climatico a lungo termine, e queste. Appunto a Genova la nostra domanda è: di sicuro come quantità non è eccezionale, perché la pioggia più intensa su Genova è stata quella del 9 ottobre 1970. Sono caduti circa 950 mm in un giorno. La pioggia che cade a Milano in un anno è caduta in un giorno a Genova nel 70. Quanta ne è caduta il mese scorso? 400, è meno della metà. Quindi vedete che non siamo autorizzati a dire che la famigerata bomba d'acqua non è, è una bombetta, la vera bomba era quella del 1970, questa qui è stata... E ancora non si parlava di cambiamento climatico, ecco, vorrei solo un piccolo inserto, visto che è stato gentile, da geologo vi dico anche, non è una novità di adesso, per il pianeta Terra, dal 570 milioni d'anni a questa parte, la Terra è andata soggetta a innumerevoli cambiamenti climatici. Ciò che è grave è che questo interviene nell'epoca del cosiddetto Homo sapiens. Infatti dei cambiamenti dei dinosauri possiamo anche disinteressarcene, a noi interessano i cambiamenti che influenzano la nostra civiltà. Notate che possiamo anche disinteressarci di quelli che influenzavano le comunità umane di più di 10.000 anni fa. Perché quando eravamo dei nomadi cacciatori e raccoglitori, insomma, ci si spostava. Invece il problema è un cambiamento climatico che interviene su una società complessa di 7,3 miliardi di abitanti, non siamo mai stati così tanti sul pianeta, e che occupa in modo spesso inamovibile alcune zone del pianeta, perché le nostre città sono ormai dei blocchi di cemento e di acciaio che non si possono spostare, mentre 10.000 anni fa un villaggio di capanne lo smontavi in una settimana e lo rifacevi da un'altra parte. Quindi adesso ci troviamo in una fase molto delicata, siamo più vulnerabili e anche il clima rischia di diventare più cattivo domani. Per ora a Genova, più che le quantità, l'unico dato che sembra mostrare un primo sintomo è la frequenza. In effetti, 1992, 2011, 2014, 1970 prima, no? 92-93 sì, più o meno pari merito. Sappiamo anche che la statistica ogni tanto gioca di scherzi casuali di questo genere. Ci sono anni che hanno visto addirittura 2 alluvioni nello stesso anno, e poi magari per 50 anni non è capitato più niente. Quindi, diciamo che da un punto di vista dell'interpretazione oggi di questi dati siamo ancora
abbastanza ciechi, ma sappiamo che il sistema climatico non potrà far altro che accumulare energia via via che la temperatura aumenta. Se fate aumentare la temperatura, cosa succede? Evapora più acqua dagli oceani e quest'acqua dovrà cadere. Il problema è che non sappiamo bene dove e come cadrà. Ecco quindi il punto interrogativo. Viceversa, ci sono aree che al contrario potranno rischiare di non vederne più di acqua. In questo momento è la California, il luogo dove non sta piovendo da 3 anni. E l'agricoltura è già azzerata in California, 20.000 posti di lavoro persi, gli invasi sono vuoti, se non piove entro quest'inverno verrà razionata l'acqua a San Francisco e Los Angeles, e poi dopo vedremo. E lì le siccità si chiamano infatti mega siccità perché possono durare anche parecchi anni. Allora, la seconda cosa che vi faccio vedere a questo punto è, riguarda le previsioni meteorologiche, perché ci siamo anche domandati allora dove andare a prendere l'informazione. È un buon aiuto, perché rispetto a un po' di anni fa, quando le previsioni praticamente non funzionavano, fino a 20 anni fa le previsioni erano veramente, servivano giusto per gli aeroporti, ma sai, a un aereo la previsione basta 3 ore prima, non è che serve 3 giorni. All'agricoltura, alla pianificazione e alla protezione civile invece più giorni hai davanti e meglio è, anche un po' alle vacanze, ma forse la cosa che ci interessa di meno in questa sede. Allora, negli ultimi 20 anni, proprio dal 94 a oggi, le previsioni sono enormemente migliorate. Sono anche migliorati moltissimo i mezzi di comunicazione. Allora tu avevi quell'unico telefonino che era solo per eletti, 4 chiamate al giorno, poi si scaricava, 4 chiamate pesava 5 kg, era un mattoncino da portare dietro. Adesso ne abbiamo tutti uno in tasca, quindi sicuramente abbiamo dei mezzi migliori. Eppure a Genova niente da fare, non ha funzionato neanche nell'era di internet, degli iPhone e di tutti sti aggeggi. Come mai? Allora, dal punto di vista della qualità della previsione, oggi abbiamo una quantità di mezzi di eccellenza, dall'osservazione satellitare, le stazioni che misurano in tempo reale, trasmettono i dati via radio, quindi insomma c'è una bella rete più o meno evoluta a secondo dei paesi. In Italia non possiamo lamentarci, abbiamo tante reti, il nostro problema è la frammentazione istituzionale, troppi campanili. Allora, certamente questa è la matematica che sta dietro le previsioni meteorologiche, per farvi vedere che non sono più fatte col dito. Previsioni meteorologiche dietro hanno un sistema di grande complessità e qualità internazionale. Per fare una previsione su Santena bisogna per forza vedere il tempo che fa sul Canada, sugli Stati Uniti, sulla Norvegia. Per fare tutti quei calcoli occorrono dei computer giganteschi. Questi computer costano decine di milioni di euro, ce ne sono pochi al mondo, e sono quelli che fanno la previsione primaria, possiamo chiamarla così, per tutto il pianeta. Poi ognuno va a cercarsi il quadratino che riguarda l'area locale. Ma questi bestioni qui girano continuamente, ogni 3 ore ricalcolano tutta la condizione dell'atmosfera secondo i dati che arrivano dalle stazioni meteo, dai satelliti, dagli aerei, dalle boe, negli oceani, e arriva una certa serie di dati sotto forma di materiale per addetti ai lavori, oggi facilmente rintracciabile anche su internet, però insomma, poi da lì è come un medico che guarda le radiografie. Se la guarda uno che non è un medico, capisci niente, il medico sa subito che cosa guardare, no? Ci sono quindi vari strumenti statistici più evoluti che si sono sviluppati in questi ultimi anni, e finalmente arriva il materiale che serve al meteorologo a fare la previsione di dettaglio su una località. Questa per esempio è una previsione di pioggia in 12 ore, dove vedete i colori più scuri, più rossi, sono i punti di accumulo delle piogge, quindi li vedete, la Liguria, l'Alta Toscana, tutta la fascia prealpina che va dalla Lombardia al Veneto. Ecco che da lì, quando hai uno strumento di questo genere, cominci a dire, devo dare un'allerta? E vedi i punti dove potenzialmente potrebbero capitare dei problemi. Ma qui, dopo la lunga catena degli addetti ai lavori, c'è lo scollamento con la propagazione dell'informazione al pubblico, che può essere di vario genere. Certamente, soprattutto in televisione, il tempo è poco, uno non può scendere nei dettagli, anche la televisione italiana.
con le montagne, le Alpi, l'Appennino, zone di mare, la pianura. Come si fa? Uno dovrebbe elencare tutti i paesi, ci starebbe tutta la serata, tutta la prima serata, cominci dalla Val d'Aosta alle 11 e hai finito di dare le previsioni per Palermo. Quindi per forza di cose si semplifica, si mettono dei fumetti, dei disegnini, spesso si mettono anche delle belle signorine che attirano l'attenzione molto di più dei dati meteorologici che stanno dietro. E quindi il risultato è che poi tutte queste informazioni vengono mediate da un'altra quantità di stimoli che non c'entrano molto con la protezione civile. Le nostre sono invece un po' più legnose e anche arcaiche, se volete. E poi c'è internet e ci sono i telefonini. Allora, attenzione, perché i nostri telefonini adesso pullulano di previsioni, ma noi non sappiamo neanche da dove arrivano. Quando uno sull'iPhone lascia il tastino meteo, una previsione automatica gli si palesa con il nome di Santena. A chi è che l'ha fatta? Spesso non l'ha fatta nessuno, l'ha fatta una macchina. Anche perché pensate cosa costerebbe avere un meteorologo che fa ogni giorno per Santena e voi non pagate niente. Uno lì che pensa, no, quei super calcolatori che avete visto prima fanno le previsioni attribuendole a vari, un reticolo, un po' come la battaglia navale, più o meno un reticolo di una ventina, tra 20 e 50 km di lato, e quindi tutto quello che è nella cella B74 dove c'è Santena, ma sarà anche il tempo di Carmagnola, di Poerino, perché più o meno cade tutto lì. Uno ha l'illusione che sia la previsione per il suo giardino, invece è un po' una previsione per un'area generalizzata. Se quest'area è montuosa, peggio ancora, peggio ancora. Allora la previsione a fumetti non funziona bene, è un po' come andare a farsi una diagnosi in ospedale con una macchinetta che ti dice cancro, prostata, cioè non va bene, ti aspetti che il medico ti spiega un po' le cose come stanno. Quindi la previsione a fumetti è da evitare, può darti così un'informazione generalizzata. Se vedi sole pieno, vabbè, più o meno non ci sono grandi rischi, ma quando hai situazioni a rischio bisogna leggere un testo elaborato dal vero medico del tempo, che è il meteorologo locale. Meteorologo locale, possibilmente di un ente istituzionale, perché oggi internet ha creato ogni genere di informazione, anche di pessima qualità, non certificata, spesso anche con fini commerciali. Ci sono siti che urlano previsioni a tutto spiano, anche su 15-20 giorni di durata, che non sono realistiche, perché una buona previsione meteorologica al massimo lavora su 5 giorni, poi perde di affidabilità. Quindi non credete a previsioni a 10 o a 15 giorni, spesso sono solo delle trappole per far fare soldi di pubblicità ai siti commerciali che ci sono dietro. Voi fate click e ogni click vende una pubblicità di un casinò, di un mobilificio, insomma. E quindi in genere dov'è che si va a prendere una buona previsione? Nei siti pubblici, perché almeno insomma le avete pagate con le tasse voi. La regione ha un suo sito attraverso l'ARPA che fa una previsione pubblica. Poi, che la faccia bene o che la faccia male, è nostro dovere sorvegliare, chiedere, migliorare. Però partiamo da lì. Almeno c'è un vantaggio, non ha secondi fini, perché non deve vendere niente. È un servizio pubblico. Ma allora qual è il problema italiano? Dove troviamo una buona previsione in Italia? È un casino. Per la frammentazione istituzionale. Ogni regione ha il suo sito. In qualche caso ne abbiamo anche più di uno per regione, perché c'erano ancora le vecchie province che comunque continuano ad avere dei servizi particolari, e poi abbiamo il Dipartimento della Protezione Civile, e poi abbiamo l'Aeronautica Militare, abbiamo il Ministero dell'Agricoltura. C'è una quantità di informazione buona o meno buona, e se uno deve fare un viaggio e parte da Torino e deve andare a Firenze, dovrebbe guardarsi le previsioni di almeno 3-4 siti, perché parte da Torino e guarda l'ARPA Piemonte, passa un pezzo di Liguria, dovrebbe guardare l'ARPA Liguria, per un pezzettino magari tocca l'Emilia Romagna, si deve guardare l'ARPA Emilia Romagna, e finalmente arriva in Toscana e si deve guardare anche quello. È chiaro che uno va sul sito commerciale, che ha capito, è ovvio, e nel casino sfrutta il casino, fa un bel sito italiano e uno dice vado lì, così ho tutta Italia in un click solo. Quindi questo è il messaggio ai siti istituzionali.
mettetevi insieme. Notate che l'Italia è sempre molto fantasiosa e adesso abbiamo il trucco. Abbiamo inventato il nome per giustificare il casino, il Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito, che non cambia niente, ma lascia tutto così. Quindi ognuno si mantiene la sua parrocchia, però ci abbiamo fatto una nuova sigla. Lo SMND ha interrogato lo SMND. E un altro che fa un sito che si chiama Meteo, vince, chiaro. Allora, questi sono i problemi che abbiamo oggi, ma l'informazione buona c'è, quindi la possiamo cercare per ora su questi siti nella speranza che poi si mettano un po' insieme, almeno nella cartina di ogni regione ci mettano il link a quello della regione vicina, così è un po' più semplice arrivarci. Invece si pensa ancora un po' come pensiamo noi qui, poi in tutta Italia, no? Che non si mette il cartello con il comune vicino perché ci si odia, quindi qua a Santena non metterai mai il cartello per Moncalieri, per Poirino, per boicottare, no? Così mi piace sparare, di meno mi vengono a mangiare solo da me, si perdono nella notte senza il cartello, però mettiamo magari a Milano. Alla fine però c'è la parte che spetta a noi, e questa è la mia conclusione, non deleghiamo tutte le necessità che abbiamo all'autorità pubblica. L'autorità pubblica deve sicuramente fare di più e migliorare, perché l'Italia è fatta così, un gran caos. Però, fatta una buona previsione, fatto un buon argine, c'è la parte di autoprotezione civile. E qui entriamo in gioco noi come popolo infantile. Cosa si fa in Italia per proteggersi dagli eventi naturali? In genere due cose: si appende un cornetto rosso da qualche parte, oppure ci si mette la mano in mezzo alle gambe. E se qualcuno vuole spiegarti in una giornata di sole come ci si protegge dalle alluvioni a Santena, gli si dice: ma va, porti sfiga, ho altro di meglio da fare. La protezione civile dalle alluvioni si comincia nelle giornate di sole, quando è tutto tranquillo, non si fa in emergenza. Poi loro fanno un ottimo lavoro in genere dopo, vi aiutano a portare via il fango e tutte le altre cose, ma prima ognuno deve pensare per sé. Quando arriva il messaggio di allerta, uno deve già sapere cosa fare, non deve trovarsi nei luoghi che generano maggior rischio, non si va sul ponte, non si mette la macchina nel parcheggio, non si entra nel sottopassaggio allagato. La maggior parte dei morti delle ultime alluvioni sono suicidi. 70%. Suicidi. Gente che con la macchina dice: ma io c'ho il SUV, entro nel sottopassaggio pensando che sia il Nautilus. Arriva dentro, in 40 cm d'acqua una macchina galleggia, roba che si insegnava un tempo a scuola, no? La spinta di Archimede. E quando galleggia giri il volante. A quel punto stai lì e crepi come i topi, no? Allora, poche cose, ma cerchiamo di impararle. La prima fase della protezione civile è l'autoprotezione civile. Poi, chiaramente, ci sono le autorità, ci sono gli aiuti, i soccorsi, dopo quelli che vi aiuteranno a tirar via il fango dalla cantina. Ma nel frattempo voi togliete i quadri di Picasso dalla cantina, così al limite c'è solo il fango. E i quadri di Picasso li avete portati al piano superiore. E poi, giustamente, l'assicurazione per le restanti problematiche, perché le alluvioni comunque non le potremo mai evitare. Sempre ci saranno, forse anche peggiori in futuro. Si può fare una buona parte del lavoro per ridurre il rischio, ma il rischio zero non esiste. E chi sa di essere in una delle aree a rischio deve abituarsi di più a imparare che cosa fare, come fanno i giapponesi per i terremoti, che fin dalla scuola materna sanno che cosa devono fare con le esercitazioni che periodicamente si ripetono. Anche divertente, pur nella complessità e la severità della materia, direi che Luca ha praticamente anche impersonato il comportamento di qualsiasi cittadino di Santena che, facciamo il caso, piove da due giorni, che cavolo faccio? Ecco, dalle fai da te. Breve inserto, voi sapete che è in atto in tutto il Piemonte ancora adesso, qui a Santena, ma ancora Poirino il prossimo sabato, lo dico in anteprima, non è quello ufficiale, ci sono incontri con la popolazione, sempre legati a questo ventennale dell'alluvione 94, non è che si vuole qui commemorare un fatto tragico. L'alluvione 94 è stato il primo punto di svolta.
Il secondo punto di svolta, mi piace dirlo, è stato un convegno di 2 giorni in cui hanno partecipato tutti, un convegno fortemente voluto da una mia preziosa collaboratrice che lavora al CNR e da un bravo geologo iscritto all'ordine. Poi si sono aggregati, si è formato un gruppetto, si è unita la regione, e funzionari che hanno dedicato una gran parte del loro tempo da più di un anno e mezzo all'organizzazione del convegno, che sarà presto disponibile online, potete scaricare 300 pagine di questo volume cartaceo. La raccomandazione finale, che è poi toccata al sottoscritto in virtù dei capelli bianchi, è che il convegno della settimana scorsa a Torino Incontra è un nuovo punto di svolta in cui per la prima volta in Italia cerchiamo di superare queste barriere istituzionali, santo Dio, noi scienziati che per molti anni abbiamo avuto, io in primis, la presunzione, sappiamo già tutto noi che bisogna c'è di confrontarci con l'università, col Politecnico, con la regione, con i servizi tecnici, e questo profondamente è stato un grosso errore di presunzione, ma penso che potreste anche voi dire la stessa cosa. Abbiamo tutto quello che ci serve, abbiamo i soldi, abbiamo le autovetture, i mezzi, quindi si fa squadra tutti insieme da adesso in avanti. Punto 2, l'anello debole della catena della protezione civile, che comunque funziona adesso, funziona in modo egregio, lo dicevano che l'ha vista nascere, e che è il rapporto ancora comune cittadino. È lì l'anello debole. È proprio questo il punto su cui bisogna lavorare. L'ha detto anche Napolitano ieri, ma non voglio parafrasare il nostro Presidente della Repubblica, tra l'altro è stato ospite qui a Santa, vi ricordate più di una volta, credo. Cosa ha detto? E tutto il sistema della protezione civile ci va la responsabilità e la partecipazione di tutti, cominciare dai possibili alluvionati. E adesso la parola a voi. Faccio una domanda che è una preoccupazione. Allora io, voi lo sapete, faccio il sindaco da 2 anni e mezzo. Forse erano passate una settimana, 10 giorni da quando è stato eletto, e la prima cosa che ho fatto è prendere la macchina e andare su a Parma a trovare l'architetto Chicca, che era a Parma in quel momento, perché da alluvionato, pesante alluvionato del 94, nel ruolo di sindaco ho detto la prima cosa che mi interessa per la mia famiglia e per i miei concittadini è evitare il più possibile che riaccada quello che è accaduto nel 94, consapevole che una serie di interventi erano stati fatti, e di questo io direi che veramente vi chiederei un applauso grossissimo all'ingegnere Anselmo e Visconti, che sono quelli che hanno elaborato i lavori che oggi vengono in salvaguardia. Cioè, se oggi possiamo dormire sogni più tranquilli, non assolutamente tranquilli, ma più tranquilli, e sicuramente grazie a loro, grazie al Ministero del Po per i finanziamenti e quant'altro, ma loro ci hanno messo veramente la loro testa, di questo credo che non li abbiamo ancora ringraziati abbastanza. Ciononostante, arrivato a quel punto io ero consapevole che i lavori non erano terminati e c'erano ancora i soldi da spendere e dei lavori da fare, e è difficile per una persona normale come posso essere io, che si è messo a fare il sindaco ma fa il veterinario di mestiere, dire ma accidenti, questo abbiamo del denaro ancora lì, abbiamo dei lavori da fare, facciamoli in fretta. Questo è un ragionamento da cittadino, perché ho la sensazione che una parte della città sia ancora a rischio. E sono andato insieme all'assessore, ha preso la macchina, siamo andati a Parma, dice come possiamo spendere qui, come possiamo fare? Ecco, il problema è che c'è una grossa difficoltà oggi per una frammentazione di enti nel riuscire anche a spendere il denaro che si ha, perché oggi a 2 anni e mezzo non siamo ancora riusciti a spendere quel denaro, no? Che è lì, che non è il denaro che si può spendere per qualcos'altro, si può spendere solo per quello, ed è un residuo di quei 3 milioni, quel poco che è rimasto, 700.000 euro, no? Ci spiegava anche Edotic, per fare un lavoro su sponda sinistra ancora, un piccolo sponda sinistra, una parte l'abbiamo usata perché nel frattempo si è già ridanneggiata la sponda destra, perché non è che i lavori siano eterni, e quindi una parte di denaro l'abbiamo già usato per tamponare subito in urgenza la sponda destra, se no i lavori fatti a monte rischiavano di andare, e in più abbiamo uno stato del torrente di invasione di piante, e che non è drammatico, ma bisogna intervenire per riportare quei passaggi che si faceva vedere, che sono assolutamente da mantenere puliti. Le risorse non le abbiamo, come non le ha, fa fatica oggi a mantenere i pieni servizi che ha, ci sono queste poche risorse che dobbiamo assolutamente utilizzare, quindi la difficoltà, ed è una domanda che pongo all'AIPO, in particolare manca la regione, come può fare un comune che vuole mettersela tutta per cercare di almeno spendere il denaro che ha per riuscire in tempi ragionevolmente brevi a
a portare, non dico a compimento, ma almeno a, a non soltanto, ma poi finiti questi soldi, la, l'ulteriore preoccupazione è che non ce n'è più, non ce n'è più. Cioè, quando è che riusciremo a spendere questi 700.000 euro e finire quel pezzettino? Poi dopo, zero. E questo chi c'è? Zero per pulire, zero per costruire. Farai le corbette. Sì, ma non possiamo andare avanti, cioè ci metteremo a fare le cene di solidarietà che oggi facciamo per i pasti sociali, per, li faremo per riuscire ad avere il denaro per pulire il ban. Perché? Con tutti voi la domenica a turno. Abbiamo già fatto. Quindi questa è la prima domanda di tutto lì, cioè come possiamo concretizzare questa cosa? Poi dopo lasciamo spazio ad altre domande e poi risponderanno tutti assieme. La domanda è per l'ingegnere Visconti, che ci ha fatto vedere le foto del 2009 e del 2011. I ricordi erano che nel 2009 ho telefonato 3-4 volte a casa, lavoravo a Torino, per capire cosa, quanto saliva il ban per decidere se tornare in fretta e traslocare il piano terra al primo piano, e nel 2011 invece ero attaccato al tablet. Passa il tempo, aumentano le tecnologie, il sito dell'ARPA ha il link con il pluviometro e insomma il misuratore qui sulla circonvallazione, continuavo a vedere che a 4 metri insomma stavo decidendo di dire al capo: guarda, scappo a casa perché devo traslocare di nuovo casa. Allora, in quei due anni quali sono stati, la domanda è questa, i dati pluviometrici? Io non riesco a fare i calcoli per capire se hanno un'attinenza rispetto al 94, se è venuta molta più acqua del 94 e quindi ha tenuto i lavori antenuti, oppure se è venuta poca acqua, era arrivata a 4,50 metri, se ricordo bene nel 2011 4,20, e quindi se ne viene quanta ne è venuta nel 94, se andiamo di nuovo a bagno. Altre domande? Perché tra il 60 e l'80, 1960-1980, una sfrenata politica di cementificazione di queste nostre zone, selvaggio, va bene, io sono nato qui, pertanto l'ho vista crescere, ha portato a fare concessioni edilizie di costruzione in vaste aree, che i nostri vecchi, che erano ignoranti e analfabeti, non capivano nulla, ci dicevano: se ti vogliono regalare una casa da Pendin-la-Basso, che è una delle zone più basse di Santena, oppure ti dicevano: se voi regalate una casa da Mercandin, un'altra zona che adesso è piena di palazzoni, non prendetela. E se insistono, pensateci bene prima di regalarla. Gente, i nostri vecchi che non avevano nulla, erano mezzadria il più delle volte, cioè ogni fine anno cambiavano cascina. Gli enti locali, le regioni non c'erano, la provincia, lo Stato, cosa è successo in quel trentennio che ha visto una devastazione così violenta? E in futuro ci sono strumenti che ci permettono di evitare che succedano queste cose? Grazie. Allora, c'è ancora qualche domanda, cominciamo a rispondere. Sulla realizzazione delle opere, la teoria vorrebbe che l'Agenzia Interregionale per il Po è il soggetto che attua le opere di difesa idraulica. Questo è il compito dell'Agenzia, oltre alle interventi di manutenzione e di pulizia dei fiumi. Alcune volte, Santen è stato uno di questi esempi, si agisce attraverso le convenzioni, cioè si trasferisce ai comuni il ruolo di stazione appaltante e dunque le risorse, concordando con il comune la tipologia di intervento da realizzare, e il comune procede a realizzare l'opera. Realizzare un'opera, vi dico, è una cosa, non voglio tediarvi, di una complicatezza assoluta. Vi dico soltanto che per espletare i termini di legge, se questo, se noi fossimo di una velocità strepitosa a fare i progetti,
ci mettiamo non meno di un anno per fare la valutazione di impatto ambientale. Non lo dico in termini critici, io sono sempre stata una fautrice di questo tipo di controllo pubblico, dico che però attualmente il meccanismo di controllo e di verifica degli atti è molto molto farraginoso. C'è un problema poi anche qui di consapevolezza, per fare gli espropri sono rarissimi i casi in cui noi portiamo a termine una procedura espropriativa senza una decina di ricorsi, su espropri anche piccoli, cioè 50 persone espropriate. Non esiste una condizione in cui non abbiamo una ventina, trentina di ricorsi, tutto questo sapendo che ormai si paga quasi a valore di mercato, per cui c'è tutto anche su queste cose, molte cose sarebbero da dire. Per cui è un'operazione di grandissima complessità, la stessa legge sugli espropri non si può fare a meno di circa 10 mesi per completare il processo espropriativo e non per... a questo tempi di progettazione e quant'altro, per cui massima collaborazione reciproca, tutto questo, la pietra tombale è il patto di stabilità, i comuni so per certo che moltissime delle risorse che la regione trasferisce ai comuni, la regione in Piemonte non progetta, trasferisce ai comuni le risorse, non si possono realizzare perché poi il comune è nel patto di stabilità, per cui non può spendere i soldi. Noi cercheremo di collaborare, vediamo qual è la strada migliore. L'AIPO, ha detto giustamente il sindaco, parte di quelle risorse che erano state accantonate del 1.600.000 euro che erano oggetto di una convenzione che era stata fatta tra l'AIPO e il comune di Santena anni fa, sono state già spesi quasi per più della metà, parte sono stati utilizzati per delle somme urgenze, due che abbiamo fatto in questi giorni, è in corso una, ma un'altra l'avevamo fatta qualche anno fa proprio per mantenere l'opera. Abbiamo il PAI, verifichiamo le condizioni, noi siamo pochissimi, vediamo chi riesce a fare prima, se voi riuscite a fare con una convenzione di nuovo o se progetterà direttamente l'altro. Non ho difficoltà a avere un altro genere di risposta. So, io posso solo dire due parole per quello che riguarda dei soldi, se ce ne saranno o non ce ne saranno. Lunedì ci sarà un incontro a Roma con l'unità di missione, adesso sembra che questo governo stia facendo sul serio per il problema del dissesto idrogeologico, vediamo se diciamo saranno solo delle parole o se ci saranno anche dei fatti, e quindi si vedrà lunedì, cioè lunedì probabilmente non si deciderà ancora niente, comunque si sta avviando un lavoro tra l'unità di missione, quindi questa nuova struttura, chiamiamola così, che hanno individuato a livello nazionale specifica per il dissesto idrogeologico, un incontro con tutte le regioni, e quindi si parlerà proprio cioè tutte le regioni porteranno al tavolo insomma le esigenze proprio relative ai fondi necessari per completare le opere diciamo strutturali più importanti, e noi appunto vogliamo evidenziare il tema della manutenzione, delle rilocalizzazioni, perché comunque la regione ha fatto anche molto per le rilocalizzazioni, diciamo le rilocalizzazioni preventive, anche se in questo caso di nuovo non c'è grande consapevolezza, perché in realtà la risposta dei cittadini a cui è stata proposta questa rilocalizzazione preventiva è stata solo pari più o meno al 40%, forse perché non si è ancora toccata con mano, non hanno ancora toccato con mano l'alluvione, o perché forse non è così diciamo imponente il contributo che si può dare,
però tant'è che comunque questo è un altro tema che sarebbe importante affrontare, quindi noi pensiamo di chiedere anche dei fondi ulteriori per quello e anche per degli studi di approfondimento, cioè non pensare soltanto alle opere ma anche a tutto quello che le sta intorno. Allora, passo la parola a Pere Visconti. Io non volevo essere un tratto polemico con l'AIPO, con il quale abbiamo lavorato sempre bene insieme, ma era per esternare una difficoltà che non è solo nostra, abbiamo visto Genova, c'erano lavori da fare, bloccati dal ricorso, cioè si trova poi sempre nella situazione che quando succede qualcosa, interventi erano stati pianificati, c'erano i soldi, ma non si riescono a spendere. E questa è una difficoltà italiana terribile, che o per il patto, insomma non è possibile, è drammaticamente va superato, cioè credo che si vada una volontà politica forte proprio in tal senso per aiutare chi poi resta col cerino in mano, che sono i sindaci, i comuni, insomma, cioè perché alla fine guardate bene, io non voglio dire nulla, ma non dico che sia uno scaricabarile, poi da monte quando si dice c'è l'allerta, i sindaci l'ho avvisato, ma sì, no, non ha la bacchetta magica che una volta avvisato è ferma l'acqua. E abbiamo bisogno di sindaci, la responsabilità è sua, grazie. Questo non può essere, cioè lavoriamo insieme non vuol dire scarico la responsabilità a valle, punto e basta. Questo ci mette in difficoltà. Visconti. Io brevemente dico che per quanto riguarda la valutazione ufficiale delle portate che sono transitate in quei due eventi, bisogna rifarsi al sito dell'ARPA, che dell'ARPA Piemonte, che è il dato ufficiale, che però non si è espresso in termini di portata ma in termini di livelli. Quindi i livelli che sono stati raggiunti nei due casi sono dei livelli molto significativi. Noi ci siamo fatti delle stime nostre, perché quando progettiamo delle opere poi andiamo anche a vedere come reagiscono di fronte a degli eventi, e in uno dei due casi noi abbiamo valutato che sia passati i 4/5 della portata di progetto. Voi avete visto delle fotografie che sono anche impressionanti. Io voglio segnalare che comunque quel metro e mezzo di franco non significa che se con 4, cioè che i 4/5 sono passati con 4 metri, l'ultimo quinto ci va ancora un metro. Normalmente ci va meno perché per come è fatta la sezione idraulica il transito, come dire, non c'è una proporzione diretta tra la portata e il livello effettivamente che si è trovato. Con questo non voglio. Rispetto al 94 secondo te? Un po' inferiori al 94 rispetto alle valutazioni che sono state fatte di ricostruzione. C'è da dire che le condizioni di deflusso sono molto diverse, perché nel 94 le sezioni erano molto diverse, quindi è stata fatta una ricostruzione di carattere idrologica del 94, però la portata del 94 non è passata dentro l'alveo, ma è passata dietro l'argine, tanto per essere chiari, o ha trovato sfogo da altre parti. Questa portata invece è transitata tutta all'interno dell'argine. Adesso che siamo entrati nel vivo della discussione, meno male. Però se siete qua, chiedo scusa. Voglio provare a rispondere. Tanto pensate ai rituali come domani. La risposta sul passato è che tanto ormai il passato non possiamo più correggerlo. Ormai c'è una città come Genova piena di errori, non la puoi smontare, puoi convivere con il rischio. Le responsabilità sono di tutti, sono sicuramente della politica, ma non dimenticate che c'è la complicità di circa 50 milioni di italiani, cioè la popolazione media dell'Italia tra il 1950 e il 1990. 50 milioni di italiani che hanno fatto di tutto per corrompere, per premere i loro amministratori a far diventare edificabili i suoli che non lo erano. C'è un grande autore della letteratura italiana che è Italo Calvino, che nel 1957 scrive il romanzo La speculazione edilizia. Basta andarsi a leggere quello e capite tutto, capite la rete di complicità che nasce dai singoli cittadini e poi si propaga alle grandi speculazioni e ovviamente porta dietro tutta una serie di problematiche normative che inizialmente non c'erano e che poi anche quando sono state via via introdotte spesso sono state aggirate. Quindi adesso è inutile andare a trovare la singola responsabilità perché sono tantissime. Cerchiamo di non fare più errori da oggi in poi e soprattutto chi è nelle aree a rischio deve
per forza abituarsi a convivere e a utilizzare tutti questi strumenti di cui disponiamo per minimizzare i danni, soprattutto direi salvare le vite umane, questo è il primo obiettivo. I danni materiali si possono contenere con le modalità di cui abbiamo parlato prima. Infine un suggerimento al nostro sindaco. Come vedete la situazione della burocrazia, della moltiplicazione di competenze, sovrapposizione normativa, sta cominciando a diventare drammatica, ma questa è ancora una democrazia, la Repubblica Italiana. E quando le leggi che sono state fatte dagli uomini, mentre la pioggia cade anche con il nostro intervento per i cambiamenti climatici, ma involontario, le leggi che fanno gli uomini si possono sempre cambiare e migliorare. Allora tu prendi i tuoi altri 8.100 colleghi, visto che tutti più o meno i comuni italiani o almeno 6-7.000 hanno di questi problemi, se già andate a Roma in 6.000, è un bel casino, però bisogna mettersi insieme. No, scusa, volevo solo aggiungere due parole perché si è parlato del passato e del futuro, cioè adesso gli strumenti ci sono, c'è un piano territoriale provinciale che ha comunque definito delle regole abbastanza ferree per limitare il consumo del suolo, quindi è solo provinciale, è certo che potrà diventare regionale, speriamo di sì. Adesso è chiaro che anche il lavoro che dicevi tu prima, quello dei codici, quello delle sigle, è chiaro che si scontano anche delle cose del passato, cioè nel senso che noi siamo partiti prima con quella circolare che individuava una metodologia e adesso si tratta piano piano di riallineare un po' tutto con un linguaggio univoco. Gli strumenti sono diversi, il primo vicino al cittadino del comune è il piano regolatore, è chiaro che non ci devono più essere quei meccanismi, quindi ritorna al discorso della consapevolezza, perché altrimenti il meccanismo della volontà del cittadino di andare per forza a costruire lì nei vari posti che i vecchi sapevano essere o a rischio o problematici per qualche motivo non si deve, come dire, non si deve richiedere con forza l'edificabilità di determinate aree, quindi avere maggiore rispetto di regole o di vincoli che non sono imposti per dar fastidio, ma perché ci sono sotto degli studi dei ragionamenti rispetto a diverse tematiche. Ecco, c'è una nuova domanda. Io mi riallaccio a quello che ha detto prima sull'edificazione selvaggia, su aree a rischio, eccetera. Però non c'è solo l'edificazione selvaggia che può portare a delle catastrofi. Io mi riferisco che ogni cittadino e soprattutto le amministrazioni comunali, e in Italia dove non ci sono solo delle amministrazioni che sono corrotte eccetera, ci sono anche dei paesi, dei comuni virtuosi che hanno adottato delle misure in tanti settori non contribuire a questo effetto serra, come ha detto prima Mercalli, che ci porterà tra qualche anno ha delle condizioni veramente terribili se non provvediamo. Cioè ogni comune può fare qualcosa e sensibilizzare i cittadini a certi comportamenti per dare anche solo una voce, un piccolo contributo perché queste cose cambino. E io faccio riferimento ad esempio, mi pare, a un comune, Ponte delle Alpi, che ad esempio ha adottato per gli edifici pubblici l'energia fotovoltaica, no? Ha adottato le scuole, ospedali, eccetera, di pannelli fotovoltaici per risparmiare energia e così non inquinare ulteriormente. Poi ci possono essere tante misure, ad esempio per i trasporti, perché noi ad esempio a Sangena tante persone che invece di adoperare la macchina per andare a Torino, per andare a Chieri, se ci fossero dei trasporti locali più efficienti,
forse eviteremo di prendere la macchina e di inquinare oltre a tutti gli altri problemi collegati. Questi sono solo dei piccoli esempi. Io dico, è giusto pensare a come proteggerci, a quello che potrà fare il torrente che esorda, ma andiamo alle fonti di questi grossi problemi, cerchiamo ognuno di dare il proprio contributo. Bene. Io volevo dire, chiedere a Mercalli se si potrebbe veramente fare un'iniziativa qua particolare di collegarsi a altri comuni, insomma, e di fare un po' di sensibilizzazione veramente anche nelle scuole, educazione dei ragazzi e così via. Un attimino, scusa Luca, qui però a Monte ci va ancora una risposta e credo di poterla dare, conoscendo anche un po' il territorio. La signora ha fatto un intervento veramente puntuale. Entriamo nello specifico, tra Poirino e Satena, e poi possiamo anche dire a Monte di Poirino, ma si deve stabilire una sorta di condivisione del problema. All'estero questo è già fatto e non è sperimentale. È un po' fatica, ma si fa, io parlo della Francia del Sud, notoriamente soggetta ad alluvioni che regolarmente fanno molti morti più che da noi. Mi riferisco anche al Canton Ticino, sono unici casi che conosco. In Francia si chiama inondabilité questo progetto. Il Canton Ticino si parla di condivisione del rischio, ma c'è un altro termine, sussidiarietà, eccoci qua. Facciamo un esempio astratto, ma speriamo che poi si concretizzi, perché non sono l'unico a pensarla così. Ci sono altri amici ed ex colleghi al tavolo che possono sostenerlo. Un'ipotesi sarebbe quella, ed è la teoria che oggi in tutto il mondo prevale, di dare spazio, di dare ossigeno ai corsi d'acqua. Il corso d'acqua è un corpo vivente, deve respirare. Sapieu, leva de andea bas e sughese. Quindi o si alza o si allarga. Si alza, facciamo argini sempre più alti. Eh no, l'esperienza del Polesi mi insegna. Io sono per il naturale il più possibile. Lasciamo che l'acqua si espanda. Poirino, in parte Santena, patiranno un po' i proprietari terrieri di questi campi, perché una volta, una percentuale infinitesima del tempo, quest'acqua andrà sott'acqua. Scusate, questi terreni vuol dire che ci saranno meccanismi di compensazione. Se sbaglio, correggete. Luca. Io sono d'accordo, questi meccanismi ci sono già tutti, abbiamo una normativa europea prima di tutto che è stata in vigore negli scorsi anni, il famoso termine 20-20-20, entro il 2020 20% in meno di emissioni di CO2 e 20% in più di efficienza energetica e energie rinnovabili. È stata recentemente rimodulata proprio pochi giorni fa, portando al 2030, mi sembra, attorno al 40% di riduzione. Quindi c'è già un quadro normativo europeo, ce n'è uno italiano, purtroppo di nuovo anche in questo caso non è cogente o è frammentato, però abbiamo ad esempio il patto dei sindaci, che è uno strumento volontario a disposizione dei comuni per fare i piani di azione energia sostenibile. Voi avete aderito, come tanti altri comuni piemontesi, dove ci sono tutti gli studi per ridurre i consumi energetici prima dell'apparato pubblico, quindi vuol dire la scuola, il palazzo del comune, il cimitero, e poi da lì ad arrivare fino alle azioni sulle proprietà private. Manca un po' l'educazione dei cittadini. Il 65% di sgravio fiscale per la riqualificazione energetica delle abitazioni è uno strumento eccellente a livello mondiale. È un incentivo elevato, 65%, più tutto il risparmio che si ha quando si fa l'isolamento termico della casa, si mette un nuovo impianto di riscaldamento efficiente, pannelli solari e così via. Però siamo noi cittadini che non lo usiamo. C'è già quasi tutto, si tratta di migliorare l'informazione e poi la volontà, invece di comprarsi il SUV a rate, magari cambiare i vetri al doppio le finestre è meglio. Io faccio una domanda un po' da non addetto ai lavori. C'è una pubblicità del Ministero che dice che l'Italia è un paese fragile, e proprio perché è fragile abbiamo parlato anche di costi, ci vanno tanti denari pubblici per sostenere questi costi. Questa domanda mi è venuta in mente vedendo dei servizi in televisione di recente,
in cui degli altri amministratori chiedevano se è possibile l'intervento di privati per fare alcuni tipi di lavori, e mi riferisco al dragamento dei fiumi, quindi allo smaltimento della sabbia che si deposita, e al, diciamo, taglio degli alberi o dei cespugli, in cambio naturalmente del tenersi il materiale che viene ricavato. Quindi la domanda che vorrei fare è appunto se questo sarà possibile con i dovuti accorgimenti per sburocratizzare tutto il passaggio che viene fatto attualmente. Tema importante. Il professor Tropeano vuole rispondere. No, solo una battuta. Se parliamo della banna, ahimè, sarebbe fattibile, perché tanto togli, tanto la banna porta, però dato che è materiale scadente nel complesso, sono lì argilli, ma chi si accollerebbe mai questa spesa? Sicuramente il problema è molto annoso e moltissimo molto studiato. Distinguiamo, c'è il problema dell'estrazione del materiale dai corsi d'acqua e il problema della manutenzione, cioè della pulizia delle sponde dalle vegetazioni infestante che confligge con le acque, con una discesa libera delle acque. Riguardo all'estrazione del materiale del fiume, il cosiddetto dragaggio, movimentazione di sabbia, che sembra da molti essere considerata una soluzione, sono stati fatti moltissimi studi dall'autorità di bacino in poi e ancora alcuni anche prima, che hanno dimostrato quanto un prelievo eccessivo di sabbia e di ghiaia dai corsi d'acqua contribuisca non a una migliore fluizione delle acque, bensì a un abbassamento del letto dell'alveo del fiume stesso, che in realtà aggrava il fenomeno perché costituisce una maggiore velocità di corrente, cioè arriva più velocemente a valle la corrente e in più si abbassa e dunque diminuisce l'apporto solido verso il mare. Ultimissima questione, e c'è l'abbassamento dei piloni dei ponti, per cui l'aumento della fragilità di tutte le infrastrutture di attraversamento. In Piemonte abbiamo moltissimi esempi di questo genere, ho io presente sul Pellice ponti con i piloni tutti scalzati, per cui si intravedono le fondazioni dei ponti stessi, causa il prelievo selvaggio che soprattutto sul Pellice c'è stato, per cui è vero che bisogna garantire la movimentazione del cosiddetto sovralluvionamento, cioè di quel materiale ipotetico che è di più rispetto al normale ripacimento ordinario del letto. C'è una direttiva in vigore dell'autorità di bacino che fissa attualmente dei confini che probabilmente sono 10.000 metri cubi e 20.000 metri cubi di estrazione dall'alveo dei corsi d'acqua, mentre la movimentazione è più libera, ma che non significa l'asportazione. Nelle sezioni urbane dei corsi d'acqua invece questi limiti sono meno rigidi, perché si tratta di mantenere un deflusso più costante, però comunque, se non in casi molto particolari, l'estrazione del materiale dagli alberi non è la soluzione a evitare l'alluvione, anche perché in certi casi è anche il contrario. E sull'asportazione della vegetazione è stato anche questo, lo stiamo studiando moltissimo. Ovviamente sembrerebbe la panacea il fatto che per fare pallet, per fare tutta una serie di materiali da bruciare, si possa andare a raccogliere. E io stessa me ne sono interessata. C'è il problema intanto che il materiale legnoso che si può raccogliere dal fiume spesso ha delle caratteristiche tali da non essere utile per costituire materiale da combustione, perché ovviamente non si possono tagliare, radere completamente al suolo qualunque tipo di vegetazione, bisogna tagliare la vegetazione più bassa, quella con certe caratteristiche, quella che è stata dal deflusso, ma lasciare un certo numero di vegetazione comunque dentro l'albero.
In più c'è il problema, e questo mi vede contraria, devo dire, su questo problema, che ci sono i canoni demaniali, per cui siccome tutte le aree prospicienti ai fiumi sono aree demaniali, la regione carica comunque un costo di canone demaniale per tutti coloro, per tutto il materiale che si va a raccogliere ai fini della combustione. Personalmente la trovo una concezione perfino eccessiva questa, nel senso che la regione, siccome il ricavo è anche molto basso, potrebbe facilmente rinunciare a questo genere di balzello al fine di facilitare una maggiore condizione di fiume. Ma tant'è, attualmente è così. Ma il materiale già fluidato oppure quello in piedi? No, no, quello in piedi, la vegetazione. E il legno invece depositato? Quello si può prendere gratuitamente. Quindi il messaggio sarebbe questo, se anch'io ho capito. Chi possiede un caminetto, vuol farsi una barbecue, eccetera, anziché ricorrere ai pellets, vada a Po, piace il ronda poco, ma farsi una volta i nostri nonni, esatto, e si porti a casa il legnatico. Senza formalità burocratica. No, no, un attimo. Se devi tagliare, devi andare in regione, fare la domanda, che poi chiedono a noi se c'è rispetto al convegno, pagare demandi. L'altro si può prendere liberamente, questa è l'informazione sull'incanto. Allora, quindi, riepilogando, quello che c'è depositato si può raccogliere e portare a casa liberamente, per poter tagliare quello che già che ha radici nel tempo, va autorizzato. Allora io vorrei fare una domanda invece molto tecnica, ma allora chi ha vissuto l'alluvione del 94 si ricorderà che il disastro cominciò per il centro storico nel momento in cui l'acqua oltrepassò la circonvallazione. Finché l'acqua restò al di là della circonvallazione, chi ha presente Santena sa com'è, non accade nulla. Nel momento in cui l'acqua riuscì a saltare la circonvallazione, riempì il parco, cioè sfondò le vuole del parco in base alla città. Uno degli interventi che non è stato fatto in questi anni e che a suo tempo qualcuno aveva invece ipotizzato era questo: ma se nel tratto che va dal ponte sulla circonvallazione al più o meno alla rotonda delle scuole medie, anche un po' meno, si alzasse la circonvallazione di un metro, o se si potesse fare un argine a fianco, a bordo, cioè creando una specie di diga, visto che non è tanto alzare gli argini lungo il torrente, ma fare in modo che l'acqua possa allargarsi in area golenale, se si evitasse per una certa quantità che altra acqua, cioè che vuol dire c'è ancora spazio a monte della circonvallazione in questo caso perché l'acqua si allarghi in modo golenale, evitando che questa massa d'acqua passi dall'altra parte? È una vecchia questione. Bisogna tenere presente che in eventi gravi come 94, ma anche 2011, eccetera, i volumi in gioco sono veramente enormi. Quindi anche alzare la circonvallazione, il volume che sta dietro probabilmente verrebbe esaurito magari in un paio d'ore di piena, poi torna tutto come prima. Cioè adesso questo è un problema, adesso a grande scala, il problema di Casale. Il problema di Casale, si erano fatti dei conti abbassando di 2 metri tutta il piano campagna tra Settimo e Chivasso, porterebbe a dei vantaggi che migliorerebbe la situazione forse per 20 minuti. La golena di Crescentino durante la piena del 2000 invasò 100 milioni di metri cubi, la faccenda dura magari 2 ore, poi riparte il moto permanente se la piena ha lunga durata. Il problema, quindi, sul Banno in particolare, ci abbiamo passato su dei mesi, un vecchissimo progetto di sistemazione del Banno dopo il 51 prevedeva la realizzazione di una serie di piccoli invasi con lo scopo di ridurre la portata a Santena, poi Rino e Santena.
Evidentemente è una strada che può portare da nessuna parte, perché che la prima cosa che sentimmo dire nel 74, quando si, 72, quando si girava per Sante, hanno aperto le paratoie del lago di Arignano, il quale poverino non ne può assolutamente, non ne può niente. L'idea di andare a ricreare degli spazi indubbiamente male non fa, però non risolve il problema, in quanto veramente bisognerebbe avere il coraggio di creare grossi invasi. Ecco, questo per esempio qui nella zona monte di Poirino si potrebbe anche tentare, nel senso che ci sono moltissime strade in rilevato che tagliano i fondi valle in rilevato. Già così, già adesso funziona così, perché a monte di queste strade in rilevato si creano sempre degli allagamenti, basta andare tra Chieri e Riva, normalmente il rio Ravetta già di suo allaga. Il problema è che servono dei volumi veramente grandi per riuscire a ridurre la portata di piena. Paradossalmente però i guai grossi in questo momento lo stanno creando i temporali violenti di breve durata in ambiente urbano, perché lì si scopre che adesso noi progettiamo gli argini per 200 anni di tempo di ritorno, le fognature sono progettate per 10 anni di tempo di ritorno, anche perché si dà per scontato che quando piove forte la strada si riempie d'acqua. Ci sono le nuove urbanizzazioni, perché quant'altro? Le nuove urbanizzazioni, il signore laggiù ha centrato il problema, qui c'è un problema vecchissimo, insomma, se la differenza di valore del terreno agricolo rispetto al terreno, cioè meglio, del terreno urbanizzabile rispetto al terreno agricolo fosse il costo dei servizi, gas, luce, telefono e compagnia bella e basta, il problema sarebbe già risolto. Non ci sarebbe nessun, ci fu un tentativo negli anni, credo negli anni 60, c'era un urbanista bolognese, Silo Slabini, il quale aveva fatto dei tentativi, l'urbanizzazione nuova viene, i terreni vengono acquistati dal comune a prezzo agricolo, il comune ci fa l'infrastruttura e poi vende i terreni al costo incrementato del valore dell'infrastruttura. Finita lì, è un esperimento che credo sia durato 6 mesi. Uno dei tanti problemi che mi viene a volta, la collina è passante spiovente in banda, beh, penso che si sappia, chi ha dei terreni lo sa, a volte i comuni graziosamente concedono la rivalutazione dei terreni, li fanno diventare edificabili, anche se il proprietario preferisce tenere il terreno così com'è, e quindi paga un IMU come se fosse già costruito, ecco. Questo è come invogliare la gente a disfarsi dei terreni. E un'altra cosina, già che ci sono, in alcuni comuni, non so se questa è una normativa... come dire, che discende dalla regione o sta all'iniziativa delle singole giunte, parlando sempre di collina, si parte magari da 220 metri, situazione di tanti comuni storici, non fatemi dire quali, viene portata a 300, in pratica tutta l'area collinare, e allora si comincia a costruire, con la scusa che ci sono, scusa, in realtà non voglio insinuare, ma alle cosiddette aree di completamento, quindi costruiamo anche sull'ISO Ipsa 300, come invece una volta non si faceva. C'è una persona che ha chiesto... Io volevo chiedere... Cioè, parlando al microfono vicino. No. Noi abitiamo nella zona di Via Fiume. Allora, è una casa, un palazzo, no? E gli argini sono stati fatti solo da questo lato qua e non dalla parte dove c'è la casa. C'è proprio la terra che viene giù. Il microfono. Volevo sapere, un'altra alluvione, cosa rischiamo noi? Visto che già nel 2011 eravamo a mezzo metro che straripava l'acqua. C'è un rischio, volevamo una sicurezza per sapere qualcosa, visto che voi avete fatto dei lavori e tutto. Nella parte, dall'altra parte, voi avete detto che avete fatto dei lavori, ma dalla nostra parte è rischioso. C'è proprio la terra che frana. Cosa andiamo incontro? Grazie. In effetti la sponda sinistra, nel tratto diciamo della zona dei campi sportivi al completamento, se ho capito bene, è quella zona, e prima da Via Fiume, da quest'altra parte, sì. Subito dopo il ponte sulla sinistra, allora lì c'è un primo tratto che è stato protetto con una scogliera
dove c'è la rampa di discesa, c'è la scogliera per un centinaio di metri, e poi più avanti è il tratto che è oggetto di quell'intervento di completamento di cui si è parlato prima, che va a finire a tetti giro anche fino là in fondo. Sì, sì, sostanzialmente è ancora il tratto mancante. Esatto, e noi la, 2 anni fa avevamo il rischio, perché proprio avevamo i garaggi lì e era mezzo metro. Come abbiamo cercato di spiegare, le risorse sono arrivate poco alla volta, sono state spese secondo dei programmi e dei piani che prevedevano la salvaguardia delle zone immediatamente allagabili ed esondabili. Il tratto di completamento è un tratto dove la valutazione complessiva del rischio, poi io capisco che lei dice casa mia è la più rischiosa per me, no, perché l'abbiamo già superata nel 2000 anni, nel certo. 94. Comunque la valutazione complessiva del rischio era inferiore rispetto agli altri tratti, però c'è la consapevolezza che è ancora il tratto da completare. Da completare. Certo. E dicevo, il signor sindaco, no? Dice che ci sono questi soldi, adesso è una cosa che io non ho mai noi posso dirlo? Possiamo risponderle, guardi, no, diciamo, vogliamo usarli. Punto, il nostro sindaco è responsabile dei suoi cittadini, indipendentemente da Roma, piglia sti soldi e li adopera per cose comuni. Perché? Signora, perché? Lei è una delle poche fortunate che pone una domanda e gli viene risposto sì, perché penso che capiti poche volte. I lavori che abbiamo, di cui ha parlato il sindaco prima, le risorse che rimangono delle complessive risorse, cioè impiegate, hanno come destinazione in questo momento il completamento delle argine in sponda sinistra, che è la parte rimanente della B di progetto del PAI, che deve ancora essere completata. Va bene, allora si è proceduto con, in base alle condizioni di rischio che è data dalla densità della popolazione. Siamo un po' nelle vostre mani. Signora, una delle cose più difficili da riuscire a rapportare alle persone, alla cittadinanza, da parte di tutti. Io faccio il progettista e tra virgolette faccio spendere i soldi, nel senso che quando arriva un finanziamento faccio il progetto e poi seguo la direzione dei lavori, non sono soldi miei, quindi quando vengono va bene perché anche noi ci guadagniamo dal nostro lavoro, però il meccanismo oggi è molto difficile in Italia. Ci sono dei comuni che hanno nelle casse dei milioni di euro e non possono spenderli per questo famoso patto di stabilità. Questa è, signora, tutti quelli che sono seduti a questo tavolo sarebbero ben contenti di poterli spendere per motivi istituzionali, per motivi anche professionali. Ci sono delle leggi. Però ci sono delle leggi che non ci consentono, o perlomeno che fanno sì che ci vadano 2 anni, 3 anni per riuscire a sbloccare i soldi, 1 anno come minimo per approvare i progetti. Dal momento in cui si fa l'appalto bisogna aspettare 45 giorni prima di poter iniziare i lavori. Cioè, queste sono le leggi italiane. Noi le dobbiamo rispettare. Va bene, grazie. Scusate, state parlando di tante persone che si dedicano a queste cose, tanti mezzi dedicati a queste cose. Sono passati 20 anni, oggi come oggi, tutti i giorni passano dei camion davanti a casa mia che portano delle pietre enormi, dei massi enormi, che secondo me avrebbero potuto costruire una montagna. Cosa fanno questi massi? Cosa continuano a fare? E questa è la domanda. Per tenere su la, la signora si riferisce, si entra da Vicolo Banna e c'è un grosso cantiere, di fatto c'è tutta una scogliera in costruzione in destra Banna. Allora adesso dove chiedo scusa, credo che i massi che avete passare adesso sono proprio i lavori in somma urgenza che stiamo facendo su sponda destra, perché si stava sgretolando. Passerei la parola all'ingegner Papa, che sta seguendo direttamente i lavori. Sì, buonasera, sono direttore dei lavori e confermo che quella fornitura di massi è serve. I muri sono sgretolati.
perché questi camion sono enormi, giganteschi. I muri di questa strada, che era una strada con tanta, non ancora fisicata. Quindi passano un po' sui mattoni. No, giustamente no, perché comunque dobbiamo comunque accedere in alto. Ma siamo tutti d'accordo. Tra l'altro, per intervento, sono molto pensa, perché ho in direzione al appena realizzato. Ma vuol dire che allora i lavori fatti all'inizio sono stati fatti male, perché non possono sgretolarsi da subito. Adesso non sono stati fatti da subito. E adesso Sono stati fatti da subito. Quell'intervento però purtroppo si è rivelato insufficiente in termini di lunghezza, nel senso che le erosioni che avevamo riscontrato immediatamente nel corso dell'evento del 2011 purtroppo sono state riscontrate anche a seguito di un altro evento che c'è stato a febbraio di quest'anno, immediatamente a valle di quell'intervento che abbiamo fatto noi nel 2011. Infatti l'intervento del 2011 è tenuto perfettamente. Purtroppo a valle la sponda non era difesa al piede, quindi abbiamo dovuto reintervenire nuovamente il sommo che c'è stato l'intervento degli importi di 267.000 euro. Sono 240 circa metri di intervento di difesa spondale per proteggere l'arginatura che è stata fatta, quindi per evitare che quell'intervento sia stato fatto in vano. Fasano, è una protezione dell'argine, perché l'argine è lì all'interno. Ma la mia paura è che li facciamo passare sul sinistro. Aspettate che mi ha fatto un coraglione, ma noi che siamo ancora come 20 anni fa siamo lì ad aspettare i passi che ci riportano. Dove li volete? Li facciamo portare di là. Chiedevamo la partecipazione dei cittadini, vi ringraziamo proprio per questa serata che sta prendendo un tono veramente partecipato. E questo è già un obiettivo, vi ringrazio. Posso solo più precisare una cosa? Il bar, io sono stato inondato dal Banna, ma non dalla parte del Banna, da via Principe Amedeo. Non è il Banna. Com'è il Banna oggi? Che hanno fatto questa spondetta provvisoria proprio in corrispondenza di Vicolo Banna, se ci fosse l'alluvione arriverebbe di lì, perché è di lì che arriva adesso. C'è questo piccolo sopraggio che hanno fatto, non lo so. Signora, quella piccola spondetta che lei ha così definito è una cosa di cui si è tutti consapevoli, nel senso che c'è l'assoluta necessità di garantire un accesso all'albero. Quella è un punto ben noto alla protezione civile e ai gestori, diciamo, del corso d'acqua nel momento della piena, che sono rappresentanti dei funzionari dell'AIPO, che sanno che in caso di piena quello è un punto critico, ma è un punto largo 3 metri nel quale si interviene con delle opere provvisorie nel momento della piena. E io capisco che chi è lì davanti dice io mi vedo un taglio nell'argine, però non c'era alternativa, perché se facevamo l'argine anche lì non si apriva più il cancello dei signori che abitano credo subito dopo casa sua. Quindi questa è stata una necessità e quindi noi dobbiamo anche vedere questi aspetti. No, visto che ci sono politecnici, qua ciclicamente ogni cambio di amministrazione, soprattutto regionale, abbiamo una zona servizio ospedalieri, ed è proprio in una zona di osondazione di questo torrente, fiume. Sì. La zona dove lei diceva dopo la circonvallazione, comunque quella è una zona di esondazione. È una zona comunque dove ciclicamente un cambio di amministrazione regionale parla sempre di costruire un ospedale. Secondo voi, che siete tecnici, è una cosa da prevenire o una cosa giusta da fare? Costruire un ospedale in una zona, diciamo se solo un pezzo che sia esondabile, però è sempre lì vicino al bacino dove dovrebbe esondare il Banna. Credo che il comune non possa
possa costruire, cioè l'impiantato non è il comune che lo costruisce. No, il comune la continua a tenere a servizio ospedaliero. No, ma ci sono delle regole indipendentemente dal comune che impediscono di edificare nelle zone di elevato rischio. L'abbiamo visto prima sulla parte del piano regolatore, le regole delle affidizioni su dove si può costruire o meno non è una scelta dell'amministrazione, solo dell'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale fa una proposta di disegno della città. Questa proposta viene confrontata con le condizioni di possibilità dal punto di vista anche del rischio. Sono gli elementi che ha mostrato l'architetto in vedovo. Anzi, quelle famose classi 3A, 3B, 3C di cui parlavamo sono proprio le classi di vincolo per il comune stesso per poter costruire o meno a seconda della pericolosità della zona. Questo lo dico non per parlare al posto del sindaco, ma ritengo che se anche il sindaco proprio si incaponisse a voler costruire un ospedale in una zona in cui arriva l'acqua, non potrebbe farlo. No, non potrebbe farlo, ancora di più la regione, perché il piano regolatore non glielo consente. No, no, ma no, non sia così dubbioso, nel senso che qui a Sant'Elia avete un problema opposto, cioè che avete molti limiti all'edificazione proprio per le condizioni di rischio effettivo che sono state esposte prima. Anche perché se anche la regione dovesse decidere di fare un ospedale in un'area, comunque non è che cala, diciamo, la sua volontà dall'alto sul territorio senza verificarlo, cioè chiaramente deve essere, come diceva l'architetto Chicca, avete dei dubbi, però ci sono degli atti di forza ogni tanto e ne abbiamo visti, però diciamo che a quel punto sono tutte volontà politiche, non più tecniche, perché tecnicamente parlando comunque sì, ci sono le varianti al piano regolatore e tutto quanto, ma vanno sempre tutte verificate sia dal punto di vista idrogeologico che da tutti gli altri punti di vista ambientale e quant'altro. Poi ci sono le eccezioni sicuramente, speriamo che non siano quelle. Domani, che è una giornata ancora mite di sole o un po' di nebbia domani mattina, ma non piove, andate al campo base a informarvi, perché domenica pomeriggio la realtà a piovere forte, non è una battuta. La situazione per domenica pomeriggio e poi la notte su lunedì è di una perturbazione di nuovo intensa, e quindi da domani bollettini nuovi, ci si informa. Ed è proprio l'occasione giusta per mettere in pratica tutte le cose che abbiamo detto questa sera. Buonanotte.